2024, titoletto col concepimento della gran città, il progetto di Dio, col concepimento della gran regina, incominciò la vera vita di Dio nell'uomo e la vera vita dell'uomo in Dio. Volume 34. Volume 34, 13 agosto del 36. Ok. La Vergine Santa, titoletto, la Vergine Santa costituì il massimo prodigio della creazione, perché il volere divino soggiogò sin dal primo istante del suo concepimento il suo volere umano, e il volere di questa santa creatura a sua volta soggiogò quello divino. Un volere vinse l'altro e ambedue uscirono vincitori. Non appena il Fiat Supremo entrò come re dominante in lei, Maria Santissima, subito ebbero inizio le catene dei grandi miracoli divini. La forza increata si riversò su quella creata, con una foga tale da poter sostenere la creazione intera, così come se essa fosse un fuscello di paglia. La forza increata si riversò sulla forza creata. Si riversò in quella creata. In quella creata, grazie a Dio. Con una foga tale. Grazie a questa irruenza, tutte le cose sentirono che nella loro forza creata scorreva quella increata, la quale le sosteneva e continuava e contribuiva alla loro conservazione. Questa forza invincibile, che proveniva dalla Vergine, in virtù del Fiat Divino, era tanto potente da imperare su tutto e persino sul Creatore medesimo. Nessuno poteva resisterle. Gli stessi demoni si sentivano debilitati e non sapevano dove nascondersi per sottrarsi ad essa. Nello stesso modo con cui la nostra forza divina si era riversata nella volontà creata della Vergine, così il nostro amore infinito si effuse nel suo amore finito, comunicandole l'irresistibile bisogno di amare tutti senza misura. Da quell'istante non vi fu essere creato che non fosse prediletto da lei. Come madre e come regina, ella fu investita dal nostro Fiat di tale abbondanza d'amore, di bontà e di grazia da rapire tutti i cuori e da farsi amare persino dalle cose che non posseggono la ragione. Ognuno dei suoi atti, delle sue preghiere, delle sue adorazioni e riparazioni riempivano cielo e terra, e il suo amore, padroneggiando tutto, correva nel cielo, nel sole, nel vento, ovunque. E così il nostro ente supremo si sentì contraccambiato e pregato da lei in ogni cosa creata. Una nuova vita scorreva in tutto, ci amava per tutti e ci faceva amare da tutti. Era la volontà increata che aveva avuto il suo posto d'onore nella volontà creata, che ci dava in tal modo il contraccambio dell'amore che mettemmo a sua disposizione nella creazione. I prodigi che si alternavano nell'Immacolata Signora erano tanto continui e così inauditi da far stupire cieli e terra e da far rimanere gli angeli estatici dinanzi alla mia volontà divina operante nella creatura. Possedendola nel mio volere, io non solo la elevai alla dignità di regina del creato, ma la prescelsi per mia stessa sovrana. Come tale, ella divenne il mio vaso di elezione, la mia porta del cielo, la stanza nella quale io avrei preso dimora. Scendi, o volere, o verbo eterno, mi supplicava ella nell'enfasi del suo amore imperante. Scendi sulla terra. Nel mio seno tu troverai il tuo paradiso, le tue gioie, quella stessa volontà che regna nelle vostre divine persone e che si servì di me per formare l'ingresso e la strada
per cui saliranno le anime per giungere nella patria celeste. Di lei è l'ingresso, la strada per salire alla patria celeste, così poco. Ed infatti i beati devono veramente alla loro divina madre il trionfo, devono il trionfo della loro entrata in paradiso. Avendo vissuto in terra di pura volontà divina, così come si vive in cielo, ella meritò loro le delizie di quelle celesti regioni e sempre li tiene coperti e come nascosti della propria gloria e in tutti gli atti che ella concepì del divino volere. Cosicché i beati gustano nelle loro gioie l'amore, le opere, la potenza della loro ineffabile madre sovrana. Ora tu devi sapere che questa santa creatura fin dal suo concepimento sentiva il palpito del mio fiat nel suo, ed in ogni palpito mi amava e la divinità la riamava con amore duplicato in ogni suo palpito. Nel suo respiro sentiva il respiro del volere divino e ci amava in ogni respiro, e noi la contraccambiavamo col nostro amore duplicato in ogni suo respiro. Sentiva il moto del fiat nelle sue mani, nei suoi passi, nei suoi piedi. In tutto il suo essere sentiva la vita del volere divino, ed in tutti gli atti ci amava per sé e per tutti. E noi l'amavamo sempre, sempre. In ogni istante correva il nostro amore come rapido torrente. E lei ci teneva sempre attenti e in festa per ricevere il suo amore e dare il nostro. Tanto che giunse a coprire tutti i peccati e le stesse creature col nostro amore. Figlia mia, eccoti svelato il motivo per cui la nostra giustizia rimase disarmata da questa invincibile creatura, la quale si può dire che fece del nostro essere supremo tutto ciò che volle. Oh, come vorremmo far comprendere agli uomini che cosa significa vivere di divino volere, per poterli rendere tutti felici e santi. Poi nel volume 24, 24 settembre del 28, siccome conoscere il mio volere divino, il possedere il suo regno, non è un bene individuale ma generale, per ottenerlo ti faccio pregare per tutti, Pia Luisa, per tutti, a nome di tutti e di ciascun pensiero, parole ed atto di creatura, per farti formare il diritto della nostra paternità divina, che tutti potessero ricevere il regno del nostro fiat e le disposizioni in essi per possederlo. Così fece la regina del cielo per impetrare il regno della redenzione. Per tutti e per ciascuno ebbe una prece, un sospiro, un atto. Non si fece sfuggire nessuno, e con questo dava il diritto a ciascuno per poter ricevere il loro Redentore. Tale feci io per edinare. Veramente è incredibile, cioè come l'atto dell'Immacolato Concepimento e gli atti di Maria Santissima appena concepita, qui parla nel volume 34, ed è già la terza volta, perché all'inizio del volume 34 ci sono anche altri punti in cui parla del concepimento di Maria e dei suoi atti. Ci pareva che Gesù avesse detto tante cose nei vari 8 dicembre, no? L'Immacolato Concepimento, l'8 dicembre del 23, 24, il 25, il volume 15, volume 16, volume 17, poi volume 21, ma invece continua, e soprattutto più si conosce la divina volontà e più il Signore può manifestare quello che la divina volontà ha fatto in Maria, e come questi mari di potenza, di sapienza, di amore, ecco, hanno legato proprio all'Eterno. Infatti nel libro della Vergine Maria si dice, no, i tuoi
I tuoi sguardi sono frecce che ci frecciano, i tuoi palpiti sono dardi, i tuoi sospiri ci mandano in delirio d'amore, le tue preghiere sono comandi, le tue lacrime imperano sul nostro essere divino. E quindi la potenza della divina volontà che diventa sovrana di Dio stesso, in una piccolissima creatura. Che cosa vuol dire? Che la divina volontà opera come vita nella creatura. E veramente noi, sapendo questo, dovremmo sapere tutto. E poi dice che tutti i godimenti, tutte le santità, tutti gli atti dei santi stanno tutti nascosti dentro gli atti di Maria Santissima. Quindi Maria Santissima è grande, è più grande di tutti i santi messi insieme, ovviamente. Eccoti svelato il motivo per cui la nostra giustizia rimase disarmata, perché la divina volontà in lei giunse a coprire tutti i peccati e le stesse creature col nostro amore. Ci vuole la verità del vivere nella divina volontà, perché magari quando si conosceranno queste verità non ci saranno neanche più la necessità di proclamare altri dogmi, perché il mistero, il dogma lascerà il posto alla verità compiuta, palese, attualizzata nella creatura. Quindi il dogma della creazione dell'uomo non ce ne sarà bisogno, ma forse neanche il dogma di Maria, corredentrice e mediatrice di ogni grazia. Una volta che conosciamo queste verità, altro che dogma. Il dogma è una cosa di fede che dice: oh, io ci credo perché sono nella Chiesa e ci credo ciecamente. Ma qui Gesù non ce lo spiega ciecamente, ce lo spiega con atti compiuti, atti che si compiono non come verità di che noi siamo chiamati ad accettare, ma come volontà operante, che così come opera Maria Santissima vuole operare in noi, e quindi il mistero, il dogma non ha più ragione di essere. E quindi la redenzione la si deve alla fedeltà della Vergine Regina. La Vergine Regina formò tali vincoli tra il cielo e la terra che si rese degna di far scendere il Verbo divino sulla terra. Dal Ecco. volume 28, 7 ottobre del 30. Figlia mia, la redenzione la si deve alla fedeltà della Vergine Regina. Oh, se non avessi trovata questa eccelsa creatura che nulla mi negò, né mai si diede indietro a qualunque sacrificio, la sua fermezza nel chiedere la redenzione senza mai esitare, la sua fedeltà senza mai stancarsi, il suo amore ardente e forte senza mai fermarsi, sempre al suo posto tutta del Creatore, senza mai spostarsi per qualunque cosa o incidente potesse vedere da parte di Dio e da parte delle creature. Formò tali vincoli tra il cielo e la terra, acquistò tale ascendenza, tale dominio presso il suo Creatore, che si rese degna di far scendere il Verbo divino sulla terra. Ad una fedeltà non mai interrotta, e dalla stessa nostra volontà divina che teneva il suo regno nel suo vergine cuore, non ci bastò la forza di rifiutarci. La sua fedeltà fu la dolce catena che mi vinse e mi rapì dal cielo in terra. Ecco perciò che ciò che non ottennero in tanti secoli le creature, lo ottennero per mezzo della sovrana regina. Ah sì, fu lei sola la degna che meritò che il Verbo divino scendesse dal cielo in terra e che ricevesse il gran bene della redenzione, in modo che, se vogliamo, tutti Siamo. possano ricevere il bene di essere redenti. La fermezza, la fedeltà, l'irremovibilità nel bene e nel chiedere il bene conosciuto si possono chiamare virtù divine, non umane, e perciò
sarebbe negare noi stessi ciò che la creatura ci chiede. Sarebbe stato inutile sperare la redenzione se la celeste regina non mi avesse concepito come frutto delle sue viscere materne, frutto della sua fedeltà, della sua fermezza e sacrificio. Adesso, immergendoci nei mari di Maria Santissima, troviamo quello che dice Gesù, no? L'anima che vive nella mia volontà, le caratteristiche dei suoi atti, della sua vita sono fermezza incrollabile, atto incessante, pace imperturbabile, divina volontà felicitante. Volume 26. Quindi fermezza incrollabile, atto incessante, pace imperturbabile, divina volontà felicitante. Queste sono le caratteristiche dell'anima che vive nella divina volontà e sono le caratteristiche dei figli di Maria, perché questi, i figli di Maria, sono le anime che hanno le stesse caratteristiche della mamma, e la nostra mamma arde di avere figli che vivano nella divina volontà come ci vive lei, con la fermezza e l'atto incessante. Il regno della divina volontà, della Vergine, la nuova gerarchia del regno della celeste imperatrice. Il mio amore è stato a sopraffarmi, non posso più contenerlo. A costo anche di travolgere cielo e terra, io voglio che venga a regnare la mia volontà nel mondo. A me si unisce la mamma celeste, la quale ininterrottamente mi dice e mi ripete: figlio, fa presto, non indugiare più, usa i tuoi stratagemmi d'amore, opera da quel Dio che sei, con la tua potenza e santità, unite ad un amore a cui nessuno possa resistere. Fa che il tuo volere prenda possesso di tutti, come in cielo, così in terra. Sotto 9 agosto 1937. La nostra paterna bontà è tanta per chi vive nel nostro volere, dal volume 35, 9 agosto 37, la nostra paterna bontà è tanta per chi vive nel nostro volere che numeriamo i respiri, i palpiti, i pensieri, le parole, i movimenti, per contraccambiarli coi nostri e riempirli tutti d'amore. E nella nostra enfasi d'amore le diciamo: ci ama e la, la dobbiamo amare, e mentre l'amiamo facciamo sfoggio di tali doni e grazie da far stupire cielo e terra. Ci ama e la dobbiamo amare. Ciò facemmo con la nostra regina. Sfoggiammo tanto, ma sai tu che significa questo nostro sfoggiare? Guardiamo noi stessi e vogliamo dare ciò che siamo e ciò che possediamo. Guardiamo noi stessi e vogliamo dare ciò che siamo e ciò che possediamo. La dissomiglianza ci metterebbe in pena, e la creatura, vedendosi dissimile da noi, non starebbe con noi con quella fiducia di figlia, con quella padronanza di quanto si posseggono gli stessi beni, gli stessi doni. Questa disparità sarebbe un ostacolo a formare una sola vita e amarci d'un solo amore. Mentre il vivere nel nostro volere divino è proprio questo: una sola volontà, un solo amore, beni comuni, ed in tutto ciò che potrebbe mancare alla creatura diamo del nostro per supplirla in tutto e poter dire: ciò che vogliamo noi vuole essa. Il nostro amore e il suo sono uno solo, e come l'amiamo noi, essa ci ama. Ci mancherebbe la forza di non elevare la creatura a livello della nostra somiglianza e a farle possedere i nostri beni perché viva nella nostra volontà. Tanto è vero che la mia madre celeste, siccome viveva, possedeva la vita del mio figlio divino. Ci amiamo d'un solo amore e l'amiamo
e amiamo le anime di un amore gemello. Ed è tanto il nostro amore per lei che come noi teniamo la gerarchia degli angeli nel cielo e la diversità degli onori dei santi, degli ordini dei santi, con l'essere la celeste imperatrice, l'ereditiera della grande eredità della nostra volontà, quando questo regno si formerà sulla terra, la grande signora chiamerà i suoi figli a possedere la sua eredità e le daremo la grande gloria di farle formare la nuova gerarchia simile ai 9 cori degli angeli, sicché avrà il coro dei serafini, dei cherubini e così di seguito, come pure l'ordine dei santi vissuti nella sua eredità. E dopo che li avrà formato in terra, li trasporterà in cielo, circondandosi della nuova gerarchia, rigenerati nel Fiat Divino, nel suo stesso amore vissuto nella sua eredità. Questo sarà il compimento dell'opera della creazione, il nostro consummato mestre, perché avremo avuto il regno del nostro volere nelle creature, in virtù della celeste ereditiera che voleva dare la vita per ciascuna per farlo regnare. E dopo come resteremo glorificati e felicitati che la sovrana signora terrà la sua gerarchia come la teniamo noi, molto più che la nostra sarà sua e la sua nostra, perché tutto ciò che si fa nel nostro volere è inseparabile. Se tu sapessi quanto ama le anime questa celeste regina, essa coppia fedele del suo creatore guarda in se stessa e trova i suoi mari d'amore, di grazia, di santità, di bellezza, di luce. Guarda le creature e vuole dare tutta se stessa, con tutti i suoi mari, affinché posseggano la mamma con tutte le sue ricchezze. Vedere i figli poveri, mentre la madre è così ricca, e solo perché non vivono nell'eredità della madre, è il dolore, la vita di volontà divina, li vorrebbe vedere nei suoi mari d'amore, che amassero il loro creatore come lei lo ama, nascosti nella sua santità, abbelliti con la sua bellezza, pieni della sua grazia, e non vedendoli, se non fosse nello stato di gloria, dove le pene non hanno luogo, per puro dolore sarebbe morta per ciascuna creatura che non vive nel volere divino. Perciò lei prega incessantemente, mette in preghiera tutti i suoi mali per impetrare che la divina volontà si faccia come in cielo così in terra. E tanto il suo amore che in virtù del nostro volere si biloca in ciascuna creatura per preparare l'interno delle loro anime, se le affiata al suo cuore materno, se le stringe fra le sue braccia per disporle a ricevere la vita del Fiat Supremo, ed o come prega in ciascun cuore la nostra maestà adorabile, dicendoci: fate presto, il mio amore non può più contenersi, voglio vedere i figli miei vivere insieme con me in quella stessa volontà divina che forma tutta la mia gloria, la mia ricchezza e la mia grande eredità. Fidatevi di me e io saprò difendere tanto i figli quanto la stessa vostra volontà vostra, che è pure mia. L'amore di questa celeste regina e madre è insuperabile e solo in cielo conosceranno quanto ama le creature e che ha fatto per loro. Ed il suo atto più esuberante, magnanimo e grande è volere che posseggano il regno del mio volere come lo possedeva lei. Ed o che farebbe questa celeste signora per ottenere l'intento. Anche tu unisciti con lei
e prega per uno scopo sì santo. Mettiamo in ognuna di queste verità incredibili, in ognuna di queste verità ci fondiamo proprio. Grazie. Mio Gesù, Gesù, dammi la tua volontà e prendi la mia, affinché mi faccia santa con la tua santità, ami col tuo amore, palpiti col tuo cuore, cammini con i tuoi passi, ripari con le tue riparazioni e riformi con la mia parola un Gesù nei cuori di chi mi ascolta. Mamma Regina, nascondimi sotto il tuo manto per tenermi difesa da tutto e da tutti. E stando nel tuo volere, o mio Gesù, imprimo il mio ti amo su ciascuna cosa creata, su tutti i beati del cielo e in particolare nella Regina Mamma, e in virtù di quella volontà divina che mi conserva belle e integre e che la Vergine Maria possiede da Regina, ti chiedo che il Fiat Supremo venga sulla terra. Eh no, ascolto prima voi e poi aggiungo del mio se... Altrimenti passiamo avanti, cara. No. No, mi veniva, cioè, proprio l'altra volta avevamo citato anche questo 18° giorno, che corrisponde al... cioè, dai giorni 13 al 17 si parla dal sacrificio dell'entrata nel tempo, l'entrata nel Tempio, il distacco, il coraggio, la pace per entrare nel Tempio, la vita nel Tempio, lei che si fa modello delle anime consacrate nel Tempio, poi l'uscita dal Tempio, 5 giorni di queste lezioni della Vergine Maria dedicate al Tempio. È bellissimo, perché dove le andiamo a pescare se no, se non ce le dice lei? Ma poi lei è rimasta sorpresa di uscire dal Tempio e sposarsi. Ecco, quindi il Tempio rappresenta, è proprio l'atto, infatti noi diciamo Madre Santissima, chiudimi nel Sacro Tempio della Divina Volontà, e quindi rappresenta al massimo diciamo l'esempio, il modello di nostra Madre Santissima che si adatta a tutto, fa tutto, sta chiusa in questo Tempio, obbedisce a tutto, nessuno vede niente. Ma in lei continua a operare non soltanto l'atto creante e l'atto conservante, ma come abbiamo visto l'atto crescente. Quindi ogni atto che fa è atto crescente in lei. La divina volontà operante nella creatura, a differenza che in tutto il resto del creato, proprio perché la creatura è fatta a immagine e somiglianza di Dio, e in Dio c'è l'atto crescente sempre nuovo, e allora nella creatura umana deve esserci l'atto crescente sempre nuovo, cioè Dio deve poter continuare la sua creazione spirituale. Questa l'ha dovuta interrompere dal momento in cui Adamo si è sottratto alla divina volontà. Quindi da quel tempo la divina volontà, come dice Gesù nel volume 16, perse 100 trastulli. Nel momento in cui venne nostra Madre Santissima concepita nel grembo di Sant'Anna, i mari di potenza, di amore, di sapienza in cui venne concepita continuarono a crescere con tutti i suoi atti, in mari di preghiera, mari di adorazione, mari di dolore, mari di riparazione, mari di amore materno, e quindi c'è quest'atto crescente che noi, anche noi dobbiamo avere, se viviamo nella divina volontà. La divina volontà ha sempre un nuovo atto, un atto crescente in noi, quindi per questo ci andiamo a tuffare nei mari di Maria Santissima, affinché possiamo con la nostra piccolezza ricevere in noi lo stesso atto crescente che opera nella Sovrana Regina. Ci sono due cose poi che mi colpiscono in questo giorno. La prima è che proprio perché lei aveva girato tanto nella creazione, aveva fatto tanti giri, aveva ringraziato, aveva dato voce, volontà ad ogni opera creata, e quindi la volontà che sta nelle cose create riconosceva la stessa volontà divina presente in Maria Santissima, e quindi quando è uscita dal Tempio
Gli uccellini la riconoscevano, pareva che gli facevano gli omaggi. Lei quasi doveva dire: zitti, zitti, non vi fate accorgere, perché tutti la volevano trattare come regina. E i fiorellini quasi quasi si inchinavano quando passava lei, perché la stessa volontà di Dio che operava, la stessa volontà, le nuvolette la seguivano, gli facevano adornavano, le caprette le cantavano e tutto quanto. E quindi la creazione era, finalmente diceva, abbiamo trovato la nostra regina, è qui in mezzo a noi. E lo stesso dobbiamo pensare, che quando la divina volontà regna in noi e in tutti quanti, anche la creazione, anziché ritorcersi contro l'uomo, lo vorrà obbedire, lo vorrà onorare, perché la creazione è stata creata per servire l'uomo, come noi siamo stati creati per servire Dio. Allora loro non aspettano altro, come dice San Paolo, la creazione geme di doglia e di patto, perché hanno questa divina volontà in loro che ci vuole servire, e noi non ci facciamo servire, perché la creazione perché stiamo fuori da quella volontà di Dio in cui la creazione stessa sta, per cui la creazione si sente superiore. Allora, quando regna in noi la divina volontà, possiamo essere sicuri che quella stessa volontà divina che regna nel sole, nel cielo, nella luna, nelle stelle, nei fiorellini, ci riconosce, e possiamo tuffarci l'una nell'altra. L'altra cosa bella che mi viene in mente è che lei continuava i suoi atti, si sentiva accesa di amore, no? E' bello vedere come nella divina volontà l'anima non ha paura dei cambiamenti. La sua vita cambia da così a così, dal tempio, quella routine, come se lei fosse stata una suora di clausura, da un giorno all'altro è sposata. Allora, siccome lei viveva solo di volontà divina, sentiva solo volontà divina, il campanello del tempio era la divina, la volontà dei superiori era la volontà divina, anche la voce dello sposo Giuseppe diventava la volontà divina, quando finalmente si sono potuti scambiare la loro intenzione del voto di verginità, allora tutto si è reso palese, tranquillo, pacifico, e così come faceva la volontà divina nel tempio, la continuava a fare nella stanzetta di Nazareth. In Maria Valtorta ci sono delle scene bellissime di Giuseppe, immaginiamoci, tornano nella casa di Nazareth, e dopo che i genitori erano già morti, il giardino era diventato una mazzonia, povero Giuseppe, era tutto rovinato, la casa pure tutta rovinata, lui aveva posto la casa, lei puliva, piantava dei nuovi orticelli, a voglia quanto hanno dovuto lavorare, quella casa era rimasta abbandonata, così pure come la ritroveranno dopo che staranno 3 anni in Egitto, la devono rifare, era piccolina, dice Maria Valtorta, ignorata dal fisco per quanto era piccola. Allora sì, allora quindi Giuseppe che si metteva ad aggiustare il forno, ad aggiustare il muro della casa, il muro della cucina tutto annerito, lo rifaceva, e Madre Santissima che si iniziava a fare il corredo, a rifare qualche lenzuolino, qualche cosina, eccetera, eccetera. E quindi lavoravano nella pace. Allora mi viene in mente che quello che faceva nostra Madre Santissima nel momento in cui è stata concepita, lei ha ricevuto 3 uffici, l'ufficio di celeste segretaria, l'ufficio di celeste pacera, l'ufficio di celeste mandataria. Quindi lei, da quando è stata concepita, da quando ha ricevuto il possesso della divina volontà, questo è il giorno 6 del libro, poi il giorno 7, 8 e 9, prima della sua nascita, parlano dei 3 uffici che le dà la divina volontà. La celeste segretaria, cioè depositare dei segreti di Dio. Dio le diceva: guarda figlia mia come si è ridotto l'uomo col fare la sua umana volontà. Lei andava tra le divine persone e le facevano capire le conseguenze atroci per l'uomo, per l'umanità peccato, e l'offesa atroce che ciò costituiva contro Dio. Quindi riceveva la consapevolezza di questi segreti divini, perché Dio non si poteva sfogare con nessuno, chi lo poteva capire? Allora la conseguenza di questo suo conoscere i segreti divini era che voleva riparare, voleva fare in qualche modo la spoletta tra l'uomo e Dio, quindi la celeste mandataria. Quello che ha fatto nel tempio è quello che continua a fare anche adesso, soprattutto nel giorno 18, che è l'ora che precede l'incarnazione. Più di ogni altro momento nella casa di Nazareth lei si sentiva accesa,
e si sentiva a conoscenza di questo segreto divino, che non ce la faceva più, voleva il Verbo eterno sulla terra, l'unica cosa che non sapeva, e che doveva essere lei, il ventre in cui si doveva incarnare. Faceva sopra e sotto, non, andava dalla Santissima Trinità e diceva: vi prego, sbrigatevi, non ce la faccio più, portate il bacio di pace sulla terra. E lei voleva riparare e si rendeva quasi madre, si sentiva madre, perché voleva riparare i divini della Santissima Trinità. Poi scendeva in terra e voleva difendere le creature dalla giustizia divina, facendo loro da madre, senza sapere che questa sua percepita maternità si doveva costituire in una incarnata maternità sua nei confronti del Verbo e nei confronti delle creature. E poi la pacera, portava il bacio di pace, lei dava il bacio di pace. Infatti vedete quanto è bella la giaculatoria. Nel giorno 9, che è la celeste pacera, e il giorno 9 dice: dai il bacio di pace della divina volontà all'anima mia, la giaculatoria del giorno 9. Invece la giaculatoria del giorno 18, imperatrice celeste, pone il bacio di pace della volontà divina all'anima mia, quindi si rinnova il suo ufficio di celeste pacera insieme alla celeste mandataria e la celeste segretaria. Quindi i giorni delle lezioni della Vergine Maria si accumulano, quindi è come se uno, quando passiamo un giorno successivo, si accumula a quelli precedenti. Quindi in tutto questo periodo nel Tempio, fino al momento dell'incarnazione, poi ancora di più, lei continuerà a svolgere in maniera crescente quei tre uffici che, dal momento compiuta il suo Immacolato Concepimento, la Santissima Trinità le affida, cioè quello di essere la segretaria, la mandataria e la pacera della Divina Trinità in terra. Quindi questo era quello che mi veniva da aggiungere, proprio perché questi tre uffici trovano il loro punto cruciale proprio nel momento che precede l'incarnazione, e quindi lei compie il numero di atti che erano scritti in eterno affinché il Verbo si incarnasse. Come abbiamo letto mercoledì scorso, no? Le ore della notte erano stati, i poveri ebrei avevano passato il deserto, i patriarchi, i profeti avevano pregato che il Verbo si incarnasse, poi arriva Maria, compie gli atti, l'atto, lei suggella con la Divina Volontà tutti gli atti passati di tutte le preghiere per la discesa del Redentore, e lei è l'alba che sorge e quindi fa sorgere la Divina Volontà in mezzo alle creature con l'incarnazione. Giusto per conferma, la giaculatoria del giorno 9 era: Regina di pace, fammi dare il bacio di pace della Divina Volontà. Invece oggi, al giorno 18, in cui proprio si culmina il suo ufficio di celeste pacera, dice, come abbiamo detto adesso, imperatrice celeste, porta il bacio della Divina Volontà all'anima mia. Non so se mi sono spiegata. Sì, diciamo che il diciottesimo giorno è il culmine dell'Antico Testamento, è l'interfaccia, cioè il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, tra un istante, quando verrà l'angelo e Gesù si incarna, inizia la nuova alleanza, inizia il fiat della redenzione, e Maria Santissima nel giorno 18 si sente bruciata con questo suo atto crescente, porta a compimento tutti i sacrifici, tutti gli atti dei patriarchi, dei profeti dell'Antico Testamento, e porta il bacio di pace tra Dio e la creatura. Quindi il Dio di giustizia adesso si veste della misericordia e scende il Verbo sulla terra. Quindi questo giorno 18 è bellissimo, l'interfaccia tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Confesso la verità, signora Luisa, gran ripugnanza io provo. È tanto lo sforzo che devo farmi per vincermi che solo il Signore può sapere lo strazio dell'anima mia. Ma oh santa obbedienza, che legame potente tu sei! Tu sola potevi vincermi, e facendomi superare tutte le mie ripugnanze,
quasi monte insuperabile, mi rechi alla volontà di Dio e del confessore. Ma Deo Sposo Santo, per quanto è grande il sacrificio, altrettanto ho bisogno di aiuto. Non voglio altro che vi introduciate nelle vostre braccia e mi sosteniate, così assistita da voi, potrò dire la sola verità, per sola gloria vostra e per mia confusione. Questa mattina, avendo celebrato la Santa Messa e il Confessore, ho fatto anche la comunione. Sappiamo che a quei tempi non sempre si poteva fare, no? E ricordiamo che quando Luisa si preparava tutta la notte con grande amore su Gesù per riceverlo, e poi dice il confessore nel mattino su Giudele, e diceva: no, oggi non fai la comunione. La mia mente si trovava in un mare di confusione per ragione di queste obbedienze che mi vengono date dal confessore di scrivere tutto ciò che passa nel mio interno. Appena ricevuto Gesù, ho incominciato a dirgli le mie pene, specialmente la mia insufficienza e tante altre cose. Ho fatto appena la prima elementare, poverina, non capisco bene, capiamo, no? Ma Gesù pareva che non si curava del fatto mio e non rispondeva niente. Mi è venuto un lume nella mente e ho detto: chissà che non sono io stessa la causa che Gesù non si mostra secondo il suo solito. Allora, con tutto il cuore, gli ho detto: De mio bene, mio tutto, non mostrarti me così indifferente. Il cuore me lo fai spezzare per il dolore. Se è per lo scritto, venga, che venga. Mi costasse il sacrificio della vita, vi prometto di farlo. Allora Gesù ha cambiato aspetto e tutto benigno mi ha detto: che cosa tu temi? Non ti ho io assistito altre volte? La mia luce ti circonderà dappertutto e così potrai tu manifestarlo. Mentre così diceva, non so come, ho visto il confessore vicino a Gesù e il Signore gli ha detto: vedi, tutto ciò che fai passa nel cielo, perciò vedi la purità con cui devi operare, pensando che tutti i tuoi passi, parole ed opere vengono alla mia presenza, e se sono puri, cioè fatti per me, io ne prendo diletto grandissimo e me li sento a me d'intorno come tanti messaggeri che mi circondano continuamente di te, che mi ricordano, grazie, continuamente di te. Ma se sono per fini bassi e terreni, invece ne prendo fastidio. E mentre così diceva, pareva che gli prendesse le mani e sollevandole al cielo gli diceva: l'occhio sempre in alto, siete del cielo, operate per il cielo. Mentre vedevo il confessore e che Gesù così gli diceva, nella mia mente mi pareva che se così si operasse, succedeva lo stesso come quando una persona deve sloggiare da una casa per andare ad un'altra. Che fa? Prima manda tutte le robe e tutto ciò che essa tiene e poi se ne va. Così noi prima mandiamo le nostre opere a prendere il posto per noi nel cielo e poi quando giungerà il nostro tempo andremo noi. Oh, che bel corteggio ci faranno! E da questa primissima pagina degli scritti di Luisa mi balzano tre cose immediatamente. La prima, ovviamente, la riluttanza di Luisa. È chiaro che un'opera grande viene compiuta con un sacrificio grande, quindi non è che Luisa non la sentisse la sua umana volontà, voglia come la sentiva, e il fatto di dover dar conto al confessore, di scrivere, erano un sacrificio grande per lei. La prima cosa che balza è proprio questo legame con l'obbedienza. Quello che fece redimere a Gesù fu l'obbedienza assoluta al Padre. E lo stesso pure Luisa adesso sente durante la comunione, come al solito, lei aveva appena ricevuto l'obbedienza di scrivere. Infatti fai conto che quando faceva quella comunione la mattina non aveva ancora scritto questa pagina, però c'era qualcosa di nuovo nell'aria. Gennaro di Gennaro, qualche giorno prima, se non il giorno prima, le aveva detto: d'ora in poi tu scrivi tutto, e quindi c'era questa nuova situazione. E lei sentiva che Gesù non parlava, lei sentiva questa riluttanza. Gesù non parlava, non si faceva sentire, dice: ma non era, sentivo qualcosa di diverso, ma dice: forse ero io la causa che Gesù non si mostra come al solito. Allora gli è venuto il lampo di genio, dice: vuoi vedere, senti, perché c'era quella pietra dentro di lei, che era quella riluttanza all'obbedienza. Quindi
quando c'è qualcosa in noi che con la nostra volontà vorrebbe fare a cazzotti con la volontà di Dio, Gesù non si può mostrare. Allora Luisa ha detto, vedete che so io proprio, senti, allora senti Gesù, se è per l'ubbidienza va bene, non ti preoccupare, la faccio. Appena ha fatto scivolare questa pietra, appena ha detto quel sì, Gesù si mostra come prima e dice, ma non ti ho aiutato anche le altre volte? Andrà così, e questa è una cosa importante, perché Luisa avrebbe scritto per i successivi 40 anni con grande sacrificio, e quindi c'aveva quella cosa, il nodo alla gola, e voleva quasi far finta di niente. Partita? Per l'ubbidienza, sì sì, va bene, mi costasse pure la vita, va bene. E Gesù dice, allora, non ti ha assistito pure le altre volte? La mia luce ti circonderà dappertutto, e così potrai manifestarlo. Bellissimo questo, già questo rapporto con la signora ubbidienza, e come Gesù non transige. Se non ci vede abbandonati completamente alla sua volontà, se c'è qualche aspetto della nostra vita che noi tiriamo da una parte e dall'altra, lui non si può manifestare con noi completamente. La seconda cosa che mi viene è che Luisa vede il confessore. Quando Luisa parla del confessore, dice, vedo il confessore che dice a Gesù, eccetera, ovviamente è nella visione, è con il suo spirito lontano dal corpo, non è che è veramente il confessore, diciamo, incarnato, non descrive un fatto che viene il confessore. Lei inizia qui quella serie importantissima, che ce la portiamo per tutti gli iscritti fino al volume 14, 15, eccetera, in cui c'è Gesù e il confessore. Spesse volte Luisa dice, io è come se vedessi Gesù e il confessore che se la vedono tra di loro, loro decidono con me. Vede il confessore a volte che vuole e chiede le pene della crocifissione, e Gesù dice va bene. Quindi c'è questo ruolo del confessore, che è colui che offre Luisa come vittima. Lui sta, è come se si mette in mezzo tra Gesù e Luisa e offre la vittima, e sta lì a mediare. E quindi il confessore, il sacerdote, è colui che offre l'ostia sacra, il sacrificio di Luisa a Gesù, come Gesù è stato offerto dal sacerdote al Tempio, ma ancor di più da Maria, madre sacerdote, in sacrificio al Padre. Quindi si apre questa dinamica degli scritti in cui c'è la presenza del sacerdote, non come direttore, ma come depositario, come testimone, come colui che offre la vittima. Quindi ha questo ruolo, così come San Giovanni dice Gesù sotto la croce, come primo sacerdote stava lì piantonato come un picchetto ad offrire la vittima al Padre, e così pure il confessore ha questo ruolo negli scritti di Luisa, nella Santa Chiesa. La terza cosa che balza è Luisa che parla del confessore, e Gesù che comincia con questa frase in cui evidenzia proprio il compito, l'ufficio sacro, celeste, completamente di cielo del sacerdote. Poi lo dirà ancora di più nel volume 10. I sacerdoti non si devono occupare di niente altro che delle anime. E quindi dice, tu sei del cielo, voi appartenete al cielo, l'occhio sempre al cielo. E quindi operare sempre solo il cielo, la mente al cielo, lo sguardo al crocifisso, i passi a chiamarlo, le braccia in atto sempre di abbracciarlo, il cuore ad amarlo, la parola a dire sempre fiat. Questo vale per Luisa, vale per tutte le anime, ma in particolare l'ufficio sacro del sacerdote ministeriale, che non si deve occupare di niente, di cose terrene, ma sempre solo di cose di cielo. L'occhio sempre in alto, siete del cielo, operate per il cielo. È bello sentirsi dire questa cosa da Gesù, no? Quando noi guardiamo alla terra, ci preoccupiamo, e Gesù dice, guarda in alto che tu appartieni al cielo, quindi occupati delle cose del cielo. Quindi queste sono, nella prima tre paragrafi di Luisa, le cose che balzano, quindi l'obbedienza, l'ufficio del confessore e l'aspetto celeste, non di terra, che non si deve sporcare di terra, non soltanto del sacerdozio ministeriale, ma dell'anima che vuole intraprendere il cammino della santità del vivere nel divin volere.
Nel volume 19, agosto 27 e 26, Gesù dà il titolo al libro sulla sua volontà. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù mi faceva vedere il reverendo padre che deve occuparsi della stampa degli scritti sull'adorabile volontà di Dio. E Gesù, mettendoselo vicino, gli diceva: figlio mio, il titolo che darai al libro che stamperai sulla mia volontà sarà questo: il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature, libro di cielo, il richiamo della creatura nell'ordine, al suo posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Vedi, anche il titolo voglio che corrisponda alla grande opera della mia volontà. Voglio che la creatura comprenda che il suo posto, assegnatole da Dio, è nella mia volontà, e fino a tanto che non entri in essa sarà senza posto, senza ordine, senza scopo, sarà un intruso nella creazione, senza diritto di sorte. E perciò l'uomo andrà ramingo, senza pace, senza eredità. Ed io, mosso a compassione di lui, gli griderò continuamente: entra nel tuo posto, vieni nell'ordine, vieni a prendere la tua eredità, a vivere in casa tua. Perché vuoi vivere in casa estranea? Perché vuoi occupare un terreno che non è tuo? E non essendo tuo, vivi infelice e sei il servo, lo zimbello di tutte le cose create. Tutte le cose create da me, perché stanno al loro posto, stanno nell'ordine ed in perfetta armonia, con tutta la pienezza dei loro beni assegnatovi da Dio. Tu solo vuoi essere infelice, ma di una infelicità volontaria. Perciò vieni al posto tuo, là ti chiamo e ti aspetto. Perciò colui o colei che si presterà a far conoscere la mia volontà sarà il mio portavoce ed io gli affiderò i segreti del regno di essa. Oggi dopo ciò faceva vedere tutta la creazione come tutte le cose create stanno al loro posto voluto da Dio e quindi nell'ordine perfetto e nella completa armonia tra loro. E la suprema tra loro e la suprema volontà, perché stanno al loro posto, mantiene la loro esistenza integra, bella, fresca e sempre nuova. E l'ordine porta la felicità comune e la forza universale a tutti. Che incanto nel vedere l'ordine, l'armonia di tutta la creazione. E Gesù, riprendendo il suo dire, ha soggiunto: figlia mia, come sono belle le opere nostre, sono il nostro onore e la nostra gloria perenne. Tutte stanno al posto loro e ciascuna cosa creata compie perfettamente il suo ufficio. Solo l'uomo è il nostro disonore nella nostra opera creatrice, perché col sottrarsi della nostra volontà cammina con la testa giù in terra e coi piedi all'aria. Che disordine! Fa ribrezzo a vederlo. Camminando con la testa giù, striscia la terra, si sconvolge tutto, si trasforma. Alla vista manca lo spazio necessario per guardare, né può diffondersi nello spazio per conoscere le cose, né difendersi se il nemico le sta dietro le spalle, né fare molto cammino, perché, poveretto, con la testa deve strisciarsi, non camminare, perché l'ufficio di camminare è dei piedi, quello della testa è di dominare. Sicché il fare la propria volontà è il vero e perfetto capitombolo dell'uomo e il disordine dell'umana famiglia. Perciò mi interessa tanto che la mia volontà sia conosciuta, affinché l'uomo ritorni al suo posto, non più si strisci con la testa giù, ma che cammini coi piedi, non più formi il mio e il suo disonore, ma il mio e il suo onore. Guarda tu stessa, non compariscono brutte le creature vederle camminare con la testa per terra? Non dispiace anche a te vederle così disordinate? Io ho guardato e vedevo le teste giù e i piedi in aria. Gesù è scomparso ed io sono rimasta a guardare questo brutto spettacolo delle umane generazioni e pregavo di cuore che la sua volontà sia conosciuta.
Ma attendendo anche qualche vostra riflessione, viene, questo è un passo bellissimo, fondamentale, tant'è vero che poi da qui si dà il titolo ai volumi, ma mi viene da pensare come posto, ordine e scopo stanno proprio a individuare l'alfa e l'omega della creatura, il posto proprio come l'origine, l'ordine, cioè è il regime con cui deve operare, e l'ordine si chiama come in cielo così in terra, e lo scopo è appunto l'eternità, cioè il tempo, il regime come in cielo come in terra, l'eternità, cioè si inizia da Dio, anzi ad intra, l'origine, si opera nel tempo come in cielo così in terra, e si ritorna tramite lo scopo all'origine. È come dire un glory be, un gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio l'origine ed ora, quindi nel tempo, l'ordine che deve avere, la dinamica, come si deve comportare con l'incarnazione nel tempo e nello spazio, ed ora è sempre nei secoli dei secoli, lo scopo si ritorna all'origine. E quindi spesse volte, qualche volta in scritti di Luisa, c'era Luisa che faceva questo lungo cammino, diceva: tu devi camminare, la tua via è lunghissima, devi partire dall'origine, l'origine dell'uomo, quindi partire da Adamo con il posto in cui esso fu creato, e ristabilire l'ordine. E quindi Luisa lo fa con ripercorrere anche le santità umane, tant'è vero che riordina l'ordine della grazia, le santità umane, nei primi poi 10 volumi, riordina e poi riordina tutti gli atti umani secondo il regime come in cielo così in terra, e lo scopo è ritornare all'eternità e quindi rifare tutto nella onnipotenza, onniveggenza, eternità, infinità della divina volontà. E quindi lo scopo che serve a ritornare a quell'origine è come un circolo, il circolo dell'eternità. E questo ci sembra quasi così bello, così armonioso, e di fronte a questo l'operare dell'umana volontà e sembra proprio effettivamente, cioè come dice Gesù, stare a testa in giù, camminare con i piedi, con la testa per terra. È una cosa assurda, paradossale, è la cosa più sciocca, più insensata che gli uomini possono fare, uscire da quell'ordine, dal posto, dall'ordine, dallo scopo per cui siamo stati creati. A pagina 16 del nostro quadernetto, col titoletto Gesù è molto contento ogni volta che Luisa scrive, perché il suo amore si sfoga. Ma se lei non scrive tutto, Gesù si sente come tradito nell'amore. Questo è del volume 12, il 14 giugno del 18. Figlia mia, ogni qualvolta scrivi, il mio amore riceve un piccolo sfogo, un contento di più, e mi sento più tirato a comunicarti le mie grazie. Sappi però che quando non scrivi tutto, oppure sorvoli sulle mie intimità con te, sullo sfoggio del mio amore, io mi sento come tradito. Perché in quello sfoggio d'amore, in quell'intimità con te, io cercavo non solo di attirare te a più conoscermi e amarmi, ma anche quelli che avrebbero letto le mie intimità d'amore, per ricevere anche da loro un amore di più. E non scrivendo tu, questo amore non lo avrò, ed io ne rimango come contristato e tradito. Ma per esempio, vedi, si vede da quello che dice Gesù. Luisa ovviamente non vuole mettere gli insegnamenti della divina volontà, ma quando Gesù l'abbraccia, le fa tutti quegli sfoghi d'amore, ovviamente non vuole scrivere niente, dice: ma per... la parte tua, che dovrebbero dire le creature, a chi gliel'ha date, a chi gliel'ha dette quelle cose, all'aria, a chi gliela fatte quelle grazie, all'acqua fresca. Da questo si può vedere come
la figura di Luisa è completamente diversa dagli altri mistici. Negli altri mistici, quando leggiamo delle intimità di Gesù con loro, sono le loro intimità. E quindi diciamo, ah, vedi Gesù quanto amava Suor Faustina, o dice, oh, vedi che bello l'intimità tra Gesù e Santa Teresina, oppure il rapporto così profondo con Giovanni della Croce, eccetera. Queste erano santità personali che servono come esempio, come modello, ma non si tratta, invece nel caso di Luisa sparisce, Gesù dice io quello che dico a te lo dico a ciascun anima, quindi questi scritti sono gli scritti di un modello di santità universale, non è che si forma il modello, dice ah vedi che bell'amore tra Gesù e quest'anima, il misticismo di Santa Caterina piuttosto di quello di Santa Teresa d'Avila, Santa Gertrude, Santa Maria Margherita, che bello eccetera. E uno quasi quasi sente il loro amore, non il proprio, dice quasi quasi si commuove a sentire dell'amore tra quel santo e Gesù. Invece nel caso di Luisa sparisce proprio, deve completamente sparire e deve mettere tutto quanto per iscritto, perché questo deve servire a Gesù per formare la santità e il vivere nella divina volontà alle anime che vengono chiamate, appunto, a tutte quante le anime. Quindi, così come questa è un'opera universale, non è un grande esempio di santità che comunque è circoscritto nello spazio e nel tempo, ma un'opera universale, quindi gli scritti sono universali. E quindi anche la funzione dello strumento, dell'opera stessa di Luisa è universale, lei non appartiene a se stessa, lei appartiene a tutti come il sole, e se non ci dà la luce noi ci ribelliamo, diciamo oh sole ti vuoi sbrigare a sorgere, noi lo pretendiamo, e così pure lo pretendiamo da Luisa perché è opera universale, lei non vive più di se stessa ma è l'opera di Dio. Del fiat voluntas tua come in cielo così in terra. È bello sentire questo da questi scritti. Allora io ti ringrazio, è bello quello che dici, e l'unica cosa che volevo dire è che sempre riguardo a volte uno parlando dice delle cose, io non lo so, io ho letto i libri di santi che hai citato quasi tutti e dico una cosa, nel senso che è vero che c'è un modo diverso di parlare, il messaggio è diverso, però sicuramente c'è, soprattutto anche in Santa Teresa e in molti santi, questa continua, così come c'è in Luisa, questa continua non voler scrivere e comunque abbandonarsi nella volontà di Dio affinché ogni cosa che loro dicano sia realmente Dio che parla in loro per poter comunicare agli altri, quindi l'intenzione è la stessa, quindi è la stessa da parte di chi è in relazione con Dio, poi se c'è un tempo diverso, no? Come gli apostoli che hanno scritto il Vangelo, è sicuramente volontà di Dio. Allora quello che io dico è che forse quando noi anche parliamo cerchiamo di scindere quello che è il contenuto da quello che è, così che noi non possiamo sapere la coscienza di colui che scrive, cioè la volontà di essere comunque strumento di Dio. Ma infatti noi non stiamo parlando dell'intenzione del santo, stiamo parlando dell'intenzione di Dio. Sì. Non è, è certo che l'intenzione dei santi, quelli veri, infatti proprio dove c'è la santità e la volontà di corrispondere al 100% a Dio, c'è la modestia, c'è il desiderio di abbandono. Sì, questo sì, lo si vede in tutti i santi come per Luisa, ma qui non stiamo parlando dell'intenzione del santo, stiamo parlando dell'opera di Dio, che Luisa è diversa rispetto agli altri.
come Gesù dice tante volte, guarda tante opere di santi, quindi non è ma infatti stavo dicendo esattamente la stessa cosa, non stiamo parlando dell'intenzione del santo, Luisa è un nulla come tutti gli altri, qui stiamo parlando dell'intenzione di Dio, quindi della intenzione che Dio ha nell'opera. Con Margherita alla Coque, con gli altri, ha voluto manifestare la devozione al Sacro Cuore, con un altro ha voluto riformare il monasticismo e addirittura tutto l'ordine carmelitano, ha voluto far mostrare le sue grazie di mistica, eccetera. Con Luisa ha voluto fare un'altra cosa, quindi non stiamo sindacando, lungi da noi, sindacare le intenzioni e le disposizioni dei santi, qui stiamo parlando delle intenzioni e delle disposizione dei decreti di Dio, non della creatura ma di Dio. Però, e quindi quello che si dice, quello che invece è diverso negli scritti di Luisa, sicuramente è per noi, ma non come modello umano di santità umana, ma come opera universale. Quindi un conto è fare un albero bellissimo, un conto è fare tutta un'altra creazione. Quindi il sistema, il decreto divino, in questi scritti per decreto divino è diverso e vuole creare una nuova santità, un nuovo sistema di santità in cui opera la divina volontà anziché l'umana. In tutti quanti gli altri manifestazioni sicuramente sono per tutte le creature, infatti proprio per questo hanno avuto l'obbedienza di scrivere, proprio perché lo dovevano manifestare, ma l'intenzione non dell'anima, ancora una volta, ma di Dio, non era di fare opere universali, ma di fare, di espandere, creare modelli di santità che andassero o per l'uno o per l'altro. Infatti chi sente più affinità verso questo mistico, più sente più affinità verso quell'altro. Nei casi di Luisa invece non c'entra l'affinità con il suo modello mistico, con la sua espressione, è quello che conta è l'opera divina, è un'opera di una nuova santità divina. Questo comunque già lo sappiamo, quello che si vuole ribadire appunto, è non si sta qui parlando dell'intenzione del santo, della sua disposizione, ma dell'intenzione di Dio e di questa sua opera rispetto alle altre, non perché lo diciamo noi, ma perché è lui che ce lo dice. E quindi la natura è lo scopo del libro di cielo. La parola di Gesù è un sole che Luisa deve scrivere per il bene di tutti. Figlia mia, perché non scrivi? La mia parola è luce, e come il sole splende in tutti gli occhi, in modo che tutti hanno luce sufficiente per tutti i loro bisogni, così ogni mia parola è più che un sole, che può essere luce sufficiente che illumina qualunque mente e riscalda ciascun cuore. Sicché ogni mia parola è un sole che esce da me, che per ora serve a te, e scrivendola servirà ad altri. E tu, col non scrivere, vieni a soffocare questo sole qui in me, e ad impedire lo sfogo del mio amore, e tutto il bene che potrebbe fare un sole. E Dio, dice Luisa, ah mio Gesù, chi è che andrà a calcolare sulla carta le parole che tu mi dici? E lui, questo non sta a te, ma a me, e ancorché non venissero calcolate, ciò che non sarà, i tanti soli delle mie parole sorgeranno maestosi, mettendosi a bene di tutti. Invece, col non scrivere, impediresti che il sole sorga e faresti tanto male come uno che potesse impedire che il sole sorga sull'azzurro cielo. Quanti mali non farebbe alla terra? Quello alla natura e tu alle anime. E poi è gloria del sole splendere maestoso e prendere come in pugno la terra e tutti con la sua luce. Il male è di chi non ne approfitta. Così sarà del sole delle mie parole. Sarà gloria mia far sorgere tanti diversi soli incantevoli e belli per quante parole dico. Il male sarà di chi non ne approfitta. Volume 12. Luisa scrive solo per obbedienza di ciò che Gesù le dice su di lei. Sempre volume 12, 8 marzo 21.
Io nel sentire ciò sono rimasta spaventata e atterrita. E se l'ho scritto è perché l'obbedienza si è imposta. In questi scritti tutto è dottrina di Gesù. Di te non c'è nulla, ma tutta è dottrina mia. Tu non sei stata altro che una scrivana. E solo perché ho scelto te vorresti seppellire i miei insegnamenti e quindi anche la mia gloria. Se ho scritto è stato solo per obbedire e per timore che tu potessi dispiacerti, dice Luisa. Chi leggerà queste verità, se è indisposto, non capirà nulla. Se leggeranno queste verità, dice Gesù, e sono indisposti, non capiranno un H. Resteranno confusi. Tirati più avanti, Pina. Lascia passare, Pina. Si leggeranno queste verità, sono indisposti, non capiranno un'altra, resteranno confusi, abbagliati dalla luce delle mie verità. Ma per i disposti sarà luce che li rischiarerà e acqua che li dissetterà. E non vorranno distaccarsi giammai da questi canali per il gran bene che sentiranno e per la nuova vita che scorrerà in loro. Senti. Perciò anche tu dovresti essere contenta di aprire questi canali a pro dei tuoi fratelli, non trascurando nulla delle mie verità, anche la più piccola. Scusi, io l'ho fatto qui la vaglia di scuola, ti qua, la lascia. E ti metto qua, così non la sia nessuno. Sì, sì, sì. C'è la mia cosa, che dici? Sì. Perciò anche tu dovresti essere contenta di aprire questi canali pro dei tuoi fratelli, non trascurando nulla delle mie verità, anche la più piccola, perché per quanto piccola può servire ad un tuo fratello per attingere acqua. Onde sii attenta ad aprire questi canali e a contentare il tuo Gesù che ha fatto tanto per te. Grazie Signore Gesù, grazie Luisa. Gioia di Gesù quando si scrive di Lui. In questi scritti è necessario che appaia Luisa. Figlia mia, sai perché sono così contento? Tutta la mia gioia, la mia festa, è quando ti vedo scrivere. Vedo vergare nelle parole scritte la mia gloria, la mia vita. La conoscenza di me si moltiplica sempre più. La luce della divinità, la potenza della mia volontà, lo sbocco del mio amore, li vedo vergati sulla carta. Ed io in ogni parola sento la fragranza di tutti i miei profumi. Poi vedo quelle parole scritte correre, correre in mezzo ai popoli per portare le mie nuove conoscenze, il mio amore sboccante, i segreti del mio volere. Oh, come ne gioisco, che non so che ti farei quando scrivi. E come tu scrivi nuove cose su ciò che mi riguarda, così io vado inventando nuovi favori per compensarti e mi dispongo a dirti nuove verità, per darti nuovi favori. Io ho amato sempre di più e ho riservato grazie più grandi a chi ha scritto di me, perché essi sono la continuazione della mia vita evangelica, il portavoce della mia parola. E ciò che non dissi nel mio Vangelo vi riservai di dirlo a chi avrebbe scritto di me. Io non finii allora di predicare, io devo predicare sempre fino a che esisteranno le generazioni. Ed io, dice Luisa, amore mio, scrivere le verità che tu mi dici è sacrificio, ma il sacrificio allora si rende più duro e quasi non mi sento la forza quando sono obbligata e mi costringono a scrivere le mie intimità tra te e me. E ciò che riguarda me, che non so che farei, che non, per non mettere penna su carta. E Gesù, tu resti sempre da parte, è sempre di me che tu parli, ciò che ti faccio, l'amore che ti voglio e dove giunge il mio amore verso le creature.
Questo spingerà gli altri ad amarmi, affinché anche loro possano ricevere il bene che faccio a te. E poi, questo mischiare te e me nello scrivere è anche necessario, altrimenti si direbbe: a chi ha detto questo? Con chi è stato così largo nel favorirlo? Forse al vento, all'aria? Non si dice nella mia vita che io fui così largo con la mia mamma, che parlai agli apostoli, alle turbe e che sanai il tale infermo. Quindi tutto è necessario e sii sicura che in ciò che scrivi è sempre me che fai più conoscere. Meglio si fa capire. Sì, Luisa, come tutti gli strumenti, diciamo, sentiva quella modestia spirituale, come si dice, la modestia spirituale, di non voler mettere su carta le sue intimità. Però ovviamente per Gesù è importante che questo venisse fatto, perché dovevano servire non soltanto a lei, ma per tutti, non solo, ecco. Radia tutti, è importante, se no bisogna. Però anche Gesù sentì questa stessa modestia spirituale che Luisa sentì. Infatti scrive, dice proprio negli scritti: secondo te a me faceva piacere quando mi davano tutte quelle attenzioni, la gente mi voleva curiosare, era una violenza. Se fosse Gesù ha passato 30 anni nascosto, soltanto 3 anni di vita pubblica, e c'è proprio un passo degli scritti dove dice: quando io dovetti iniziare la mia vita pubblica fu per me un grande martirio, perché lui amava il nascondimento, quello che passava tra lui e il Padre, tant'è vero che quando faceva i miracoli e diceva: non lo dire a nessuno, non dire niente, perché non voleva che suscitasse curiosità, vedersi gli occhi addosso, occhi umani magari, occhi curiosi, per lui era una sofferenza atroce. E quindi la modestia spirituale delle anime pure, delle anime interne, così è proprio una caratteristica della stessa umanità di nostro Signore Gesù Cristo, di Maria Santissima, quindi anche di Luisa e di tutte le anime sante. E ci dice anche perché deve comparire Luisa negli scritti. Sì. La santità delle altre virtù è abbastanza conosciuta in tutta la Chiesa e chi vuole può copiarla. Ci avevi detto prima, no? Ecco perché non mi sono dato premura di moltiplicare la stessa conoscenza. Ma la santità del vivere nel mio volere, gli effetti, il valore che contiene, l'ultima pennellata che darà la mia mano creatrice alla creatura per renderla simile a me, non è conosciuta ancora. Ecco perché tutta la mia premura che si metta fuori ciò che ti ho detto. E se ciò tu non facessi, verresti come a restringere il mio volere, ad imprigionarmi le fiamme che mi divorano e a farmi ritardare la completa gloria che mi deve la creazione. Solo voglio che le cose escano fuori ordinate, perché una parola che manchi, un nesso e un connesso, un periodo spezzato, invece di gettare luce mi getteranno tenebre, e invece di farmi dare gloria e amore le creature resteranno indifferenti. Perciò sii attenta, ciò che ho detto io voglio che esca intero. Bello questo pezzo. E questo vuol dire, vale anche per noi, vale anche per le traduzioni nelle varie lingue, nelle pubblicazioni, un nesso, un connesso, una frase mancante, anziché fargli ricevere gloria, le creature resteranno indifferenti, anziché dare luce, getteranno il buio. Quindi quello che ha detto Gesù deve uscire ordinato, deve uscire preciso, così come lo vuole lui. Non deve fare confusione. Ecco. E Dio, ma per mettere tutta intera la parte tua sono costretto a mettere anche la parte mia, parte della mia. E Gesù, e con ciò che vuoi dire? Se la via l'abbiamo fatta uniti, vuoi che esca solo in campo?
E poi chi devo additare a mettere come esempio da imitare? E mettere come esempio da imitare? Se colei che ho ammaestrata e tiene la pratica del modo come vivere nel mio volere non vuole essere conosciuta? Figlia mia, questo è assurdo. Continua 14, 30 luglio del 22. È necessario dire in questi scritti che tutte queste verità sono state dette da Gesù senza nascondere. Facendo copiare, secondo l'ubbidienza del confessore, dai miei scritti ciò che Gesù mi aveva detto sulle virtù, io volevo farlo copiare senza dire che me lo aveva detto Gesù. E lui nel venire, dispiacendosi, mi ha detto: figlia mia, perché vuoi occultarmi? Sono forse io un disonorato che non vuoi far conoscere, non vuoi fare nome di me? Quando si dice un bene, un detto, un'opera, una verità di una persona disonorata, non si vuole dire chi sia per non perdere la stima, la gloria, il prestigio e l'effetto che ci sta in quel bene, in quel detto, eccetera. Perché se si dice che è, se si dice chi è, non sarà apprezzato e perderà tutto il bello, sapendo che la fonte da dove viene non merita nessun apprezzamento. Invece, se è persona per bene onorata, prima si fa il nome della persona, tale per personaggio, no? Per far risaltare e apprezzare maggiormente quello che ha detto, fatto. E poi si dice ciò che ha fatto o detto. Sicché io non merito che il mio nome vada davanti ai miei detti. Ah, come mi tratti male. Non l'aspettavo questa pena da te. Eppure sono stato così largo con te. Ti ho manifestato di me tante cose, e le più intime di me, il che non ho fatto con gli altri. Avresti dovuto essere più larga nel farmi conoscere. Invece sei la più stretta. Gli altri, quel poco che ho detto, avrebbero voluto mettere le trombe per farmi conoscere. Invece tu vuoi occultarmi. Le bronde. Questo non mi piace affatto. Sì, avrei potuto sbandierare con tutte le forze da te le parti, con la troppa da te le parti, fa dire: guarda che Gesù mi ha detto così, ho fatto queste cose grandi, mi ha detto questo, ho fatto quest'altro. E invece lei voleva nascondere tutto per fare. Ah, è tremendo. Oh, Gesù, le verità toccate stando nel loro profumo, toccate. Stavo rivedendo nei miei scritti, secondo l'obbedienza, ciò che dovevo segnare per farlo copiare, e pensavo tra me: a che pro tanti sacrifici? Quale bene ne darrà? Sappiamo che dopo tutta una giornata devo ancora scrivere e scrivere, la fatica oltretutto deve avere pure le stimmate, anche se invisibili, ma c'erano, quindi la sofferenza. E mentre ciò pensavo e facevo, il benedetto Gesù mi ha preso la mano tra le sue e, stringendola forte, mi ha detto: figlia mia, come il fiore toccato spande con più intensità il suo profumo, tanto che se non è toccato sembra che non contiene tanto profumo e l'aria non resta imbalsamata da quell'odore, così le mie verità, quanto più si pensano, si leggono, si scrivono, se ne parla, si diffondono, tanto più profumo spandono, in modo da profumare tutto e di giungere fin nel cielo. E io sento il profumo delle mie verità e mi sento di manifestare altre verità. Vedendo che le verità manifestate spandono la luce e il profumo che contengono. Invece non toccate le mie verità, il profumo e la luce restano come compressi e non si spandono. E il bene e l'utilità che contengono le mie verità restano senza effetto. E io mi sento defraudato nello scopo per cui ho manifestato le mie verità. Sicché, se non ci fosse altro che farmi sentire il profumo delle mie parole per rendermi contento, dovresti essere felice di farne il sacrificio. È che bello pensare che ogni volta che noi, ad esempio, stiamo leggendo insieme queste verità, è come se andiamo a toccare e accarezzare il fiore, e questo fiore manda fuori la fragranza. Però se c'è questo fiore celeste e noi non lo andiamo ad accarezzare, noi gli stiamo intorno, non può mandare la sua fragranza. Quindi
è necessario andare dentro le verità, leggerle, meditarle, copiarle, scriverle, passarle, parlarne. E questo diletta Gesù, gli dà la gioia di fargli sentire il profumo delle sue stesse parole, che poi il profumo in termini biblici è la carità, è l'amore. Nell'Antico Testamento, no? Quando si facevano i sacrifici, si bruciava il grasso e le carni dei buoi, eccetera, per mandare un odore che piacesse al Signore. Non è che Dio amasse l'odore del grasso bruciato, ma in termini biblici proprio l'odore del sacrificio è l'intenzione con cui veniva fatto. Quindi dire che nell'Antico Testamento che a Dio apprezzava l'odore di quei sacrifici voleva dire che apprezzava la carità con cui venivano fatti. Quindi non è che a Dio piacesse l'odore del grasso degli agnelli, eccetera, ma il profumo dell'offerta è la carità, è l'intenzione e l'amore con cui veniva fatto. E quindi il profumo è proprio dell'opera di Gesù, è proprio l'amore con cui lui l'ha fatta. Quindi in questo senso, in termini biblici, noi possiamo appunto conosciamo che in termini del linguaggio di Dio, che utilizza le cose naturali per parlare di cose spirituali, il profumo di un'opera, di una parola, è l'intenzione, la carità con cui essa viene parlata o fatta. La massima carità è fare un atto e chiedere quell'atto che venga il suo regno sulla terra. Certo, ecco, perfetto, quella è la massima carità, è il massimo amore, pure, anche se è tutta vita interiore e all'esterno non si vede niente. Certamente, è l'amore grande. Da parte di Maria Santissima non si vede niente. È la massima carità. Infatti, quando Gesù dice a Luisa: no, la crocifissione perfetta della tua anima, quell'andare in giro per le mie opere senza pensiero di te stessa, senza interesse personale, è solo di Dio. E i chiodi che ti trafiggono sono la mancanza di autoriflessione e la mancanza assoluta di interesse personale. Quindi gli atti interni fatti nella divina volontà, senza assoluto interesse per se stessi o pensiero di se stessi, sono atti fatti della divina volontà, sono animati dalla carità divina e quindi hanno un profumo che piace a Dio, perché sono opere sue, divine. Sono opere sue, sono opere sue. La carità stessa delle sue opere, sì, il profumo della Santissima Trinità, delle sue qualità divine. Anche gli atti per fare contento Gesù nella divina volontà fatti. Certamente, tu fai per gloria di Dio prima di tutto, sì. A the glory and gloria. Diciamo che Dio è amore, quindi la sua divina volontà è amore. Ogni volta che la divina volontà si muove, produce un profumo che è quello della sua carità. Scusa, ma io ti voglio chiedere una cosa. No, figurati, la chiediamo a tutti, la mettiamo nel cenacolo. Sì, sì. Tutti. Quando Luisa omette di scrivere per un po' i flagelli, Gesù dice: se non gli scriverai con una penna di fuoco in purgatorio. Secondo te subentra la volontà umana di Luisa o era la volontà di Dio che lei omettesse questi flagelli? Qual era la volontà umana? Scusa, non ho capito. Secondo te, quando Luisa omette di scrivere i flagelli, non li scrive un bel po' di tempo, e Gesù gli dice: se non li scrivi, te li farò scrivere con una penna di fuoco in purgatorio. A quel punto subentra la volontà umana di Luisa o era volontà permissiva di Dio che Luisa omettesse quei flagelli per un periodo di tempo? Sì, sì. No, Luisa non è mai uscita dalla divina volontà, però ovviamente con la sua riluttanza a volte, per esempio, Gesù dice: oggi non hai fatto sorgere il sole perché sei stata tutta ferma in te stessa. Gesù utilizzava anche le debolezze di Luisa, che non erano debolezze volontarie, ma erano debolezze involontarie. Alla fine del volume 1
quando c'è stata la confessione di Luisa a Gesù, Gesù dice a Luisa: stai attenta figlia mia, perché oggi ti do una grazia di essere esente anche dal più piccolo peccato veniale volontario. Quello che resta, che cos'è? È il non peccato, perché se è involontario non è peccato, ma resta la debolezza involontaria, cioè la debolezza dell'umanità, dell'ignoranza. Allora, ovviamente Luisa alcune cose non le fa, non le vuole fare perché pensa, ah, forse non serve, che devo scrivere di me, perché devo scrivere questa cosa, io descrivo delle virtù ma non dico che me l'ha detto Gesù, eccetera, eccetera. Non è che in lei c'era la cattiveria, o c'era l'imperfezione dovuta dalla ignoranza, non sapere le cose al modo divino, la debolezza, ma non c'era l'intenzione di fare un atto fuori dalla volontà di Dio. E Gesù in tutti questi scritti, nella dinamica che ha con Luisa, anche nelle lotte con la signora obbedienza, in questi momenti forti, quando Gesù addirittura dice, scrive con la, vuole quasi, ecco, scuotere l'anima e anche manifestare a noi che lui stava interagendo con una creatura pure viva, non è che ci aveva un pezzo di ferro con Luisa, cioè, questo serve anche a noi per vedere che ogni volta che abbiamo delle riluttanze, per esempio quando Luisa diceva c'ho questa riluttanza, e Gesù dice la riluttanza che provi tu non è la tua, è la riluttanza che ho provato io stesso quando stavo agonizzavo, e non provi la riluttanza tua, provi la riluttanza delle creature a fare la mia divina volontà. Quindi soffrire quella riluttanza è un atto espiatorio. Quindi Gesù con Luisa è tutta volontà voluta, però utilizza proprio le ignoranze, le miserie, le debolezze, induce quasi Luisa a dire, a fare delle cose così, proprio per darci degli insegnamenti e ovviamente per farci vedere che appunto lui ha a che fare con una creatura vera, una creatura semplice come noi, una creatura anche ignorante, e quindi ovviamente Luisa non ha fatto un atto per cui doveva andare in purgatorio, però Gesù l'ha voluta spaventare, per spaventare magari pure noi, per dire mamma mia, quanto è brutto, quanto è brutta la colpa, dice Luisa, quanto è brutta la colpa, quanto è brutto non fare la tua volontà, Signore. E Gesù dice quanto sono belle le lacrime dell'anima che vuol fare la mia volontà. Non so se questo però è molto vero quando dice che si soffre molto dicendo queste cose, sono di Gesù, e quell'altro si volta le spalle. Quella è una sofferenza più grossa che c'è, perché è Gesù, non è che lo dice un filosofo, un teologo, è Gesù. Se è Gesù, ascolta che è cosa importante. Immagina Gesù quanto soffre quando per esempio ci sono delle opere grandissime di lui, che opera sua, dove vengono pubblicate dicendo sì, ma queste sono il frutto della meditazione di una persona, cioè voglio dire, sono il frutto, povero Gesù, dice che sono un delinquente, che non si deve dire che l'autore sono io. E quindi Gesù soffre anche nella sua chiesa quando spesse volte la sua mano viene occultata, e quasi si vorrebbe dire che lui non ha il permesso di parlare, di predicare ancora, e si vuole dire che degli scritti magari di mistici che sono dettati da Gesù sono il frutto della loro meditazione, perché non si vuole forzare la mano, eccetera eccetera. Povero Gesù dice che sono un delinquente, che non si deve dire che l'ho scritto io. È una sofferenza brutta. Per esempio mi viene da pensare a Maria Valtorta, anche se ovviamente non è una cosa diversa, però anche lì è stata pubblicata dicendo sì è frutto delle sue meditazioni personali, insomma, mi viene da pensare, poraccio Gesù. Non è piccolo, è Cristo che ti parla, allora ascolta, è la verità che ti viene da pensare. Ma questo fa parte anche, diciamo, della dinamica della prudenza della Chiesa, e fa parte anche proprio della croce di Gesù, che deve conquistarci e diciamo renderci
è anche una riparazione, perché spesse volte quando invece ci sono degli strumenti falsi o degli strumenti che vengono presi dalla superbia, lì anziché voler nascondere per modestia, per timidezza o gelosia o modestia o riservo, lì invece dicono no, Gesù mi ha detto questo, Gesù mi ha detto quest'altro, insomma è anche una riparazione contro le anime che invece per magari superbia spirituale, pure se fanno uno starnuto, dicono mi ha detto Gesù che dovevo starnutire, perché insomma vogliono creare dei casi di insomma visioni, cose soprannaturali eccetera, quindi tutta una sua funzione. Tutte le pene di Gesù, anche nel vedersi occultato dalle creature, hanno una funzione di riparazione di gloria sua. Pagina 32, siamo sempre lo stesso meritato. No, no, chiedo scusa se ho parlato troppo, non volevo essere... Scusami. No, anzi, abbiamo letto tanto, grazie a Dio. 19, volume 19, 18 agosto del 26, volume 19. Compito del sacerdote che dovrà curare metà del libro, volume 19, 18 agosto del 26, compito del sacerdote che dovrà curare la stampa degli scritti. Luisa scrive, mentre pregavo mi sono trovata fuori di me stessa e nel medesimo tempo vedevo il reverendo padre che deve occuparsi della stampa degli scritti sulla santissima volontà di Dio e vedevo con nostro Signore vicino che prendeva tutte le conoscenze, effetti e valori che ha manifestato sul supremo volere e cambiati in fili di luce li suggellava nella sua intelligenza in modo da formare come una corona di luce intorno alla sua testa. E mentre ciò faceva gli ha detto: figlio mio, il compito che ti ho dato è grande e perciò è necessario che dia molta luce per farti comprendere con chiarezza ciò che ho rivelato, perché a seconda della chiarezza con cui saranno esposti, così produrranno i loro effetti, benché per se stessi siano chiarissimi, perché ciò che riguarda la mia volontà è luce che scende dal cielo, la quale non confonde e abbaglia la vista dell'intelligenza, ma ha virtù di rafforzare e chiarire l'intelletto umano, per farsi comprendere ed amare, e di gettare nel fondo dell'anima il principio della sua origine, lo scopo per cui fu creata, l'ordine tra creatore e creatura. E ogni mio detto, manifestazioni e conoscenze sul mio supremo volere sono tante pennellate per far ritornare l'anima alla somiglianza del suo creatore. Tutto ciò che ho detto sulla mia volontà non è altro che preparare la via, formare l'esercito, radunare il popolo eletto, preparare la reggia, disporre il terreno dove deve formarsi il regno della mia volontà e quindi reggerlo e dominarlo. Perciò il compito che ti ho affidato è grande. Io ti guiderò, ti starò vicino per fare che il tutto si faccia secondo la mia volontà. Onde dopo ciò lo ha benedetto e se n'è venuto alla piccola anima mia riprendendo il suo dire: figlia mia, quanto mi interessa la mia volontà, come amo e sospiro che sia conosciuta. È tanto il mio interesse che sono disposto a dare qualunque grazia a chi vuole occuparsi di farla conoscere. Oh, come vorrei che si facesse presto, perché vedo che tutti i miei diritti mi saranno restituiti. L'ordine tra Dio e la creatura sarà ristabilito. Non più darò i miei beni alle umane generazioni a metà, ma tutti interi. Né più riceverò da loro cose incomplete, ma tutte intere. Perché con Luisa ha aperto, no, il mare in mezzo della volontà, quindi questi atti divini infiniti che possono lodare Dio. Per ora lui non l'aveva fatto, quindi per quanto gli abbiano dato atti di amore e di gloria, era umano. Ah, quindi era a metà, a metà ancora, era ancora, umano, era ancora, e mi viene anche in mente completi. Ah. Sì, completi, mi viene anche in mente dagli Efesini, come dire, Gesù, San Paolo agli Efesini dice possiamo raggiungere la piena statura, la copia completa di Cristo, la piena statura, e quindi le generazioni a metà sono generazioni che
non riflettono completamente la copia del Verbo incarnato, non soltanto al di fuori dell'umanità, ma anche al di dentro, la sua divinità. E quindi bene all'umana delle generazioni tutto intero, l'interezza è Gesù completo nella sua umanità, la sua divinità e la sua divina volontà. Tutto il resto è a metà. Infatti Luisa ha dovuto rifare anche... Perfetto, ha dovuto rifare tutto l'uomo, tutti gli atti. Gli atti sacri sono uguali? Sì, sì. Gli atti In Gesù, in Luisa Gesù ha perfezionato la copia della sua umanità, tant'è vero l'ordine delle virtù cristiane, con tutte quante gli attributi della sua umanità, la sua mortificazione, la croce, la pazienza, la perseveranza, la carità, eccetera. E poi ha aperto le dighe e ha fatto entrare Luisa all'interno della sua umanità per rifare quello che la divinità operava dentro l'umanità di Gesù, quindi per formare un Cristo nella creatura tutto intero. Gesù dà il titolo al libro da pubblicarsi e lo spiega. Vede anche il titolo che corrisponde alla grande opera della mia volontà. Voglio che la creatura comprenda che il suo posto assegnatole da Dio è nella mia volontà. E fino a tanto che non entri in essa sarà senza posto, senza ordine, senza scopo. Sarà un intruso nella creazione, senza diritto di sorta. E perciò andrà ramingo senza pace, senza eredità. E Dio mosso, a compassione di lui, gli griderò continuamente: entra nel tuo posto, vieni nell'ordine, vieni a prendere la tua eredità, a vivere in casa tua. Perché vuoi vivere in casa estranea? Perché vuoi occupare un terreno che non è tuo? E non essendo tuo, vivi infelice se il servo lo cimbello di tutte le cose create. Tutte le cose create da me, perché stanno al loro posto, stanno nell'ordine, in perfetta armonia con tutta la pienezza dei loro beni assegnati loro da Dio. Tu solo vuoi essere infelice, ma infelicità volontaria. Perciò vieni al posto tuo, là ti chiamo e ti aspetto. Perciò colui o colei che si presterà a far conoscere la mia volontà sarà il mio portavoce e io gli affiderò i segreti del regno di essa. E mentre ciò diceva, Gesù prendeva questo libro fra le sue mani e pareva che leggesse ciò che sta scritto il 27 agosto. Mentre leggeva restava pensoso, come se si mettesse in profonda contemplazione, in modo che io non arrivo a dirgli nulla. Solo sentivo che il suo cuore batteva forte forte, come se volesse scoppiare. Poi ha stretto al petto il libro dicendo: benedico il titolo, lo benedico di cuore e benedico tutte le parole che riguardano la mia volontà. E alzando la sua destra con una maestà incantevole ha pronunziato le parole della benedizione. Fatto ciò è scomparso. È stato chiesto a Marina se i titoli dei capitoletti degli scritti di Luisa Piccaretta li ha scritti veramente Luisa o qualcun altro, e lei ha risposto tra l'altro queste parole. Mentre il 21, il 22 e il 23 stanno alla fine con una calligrafia uguale a quella di Luisa, quindi diciamo fino al volume 27 venivano messi alla fine, o li faceva Luisa perché glielo chiedeva al padre, oppure se lo faceva qualcun altro. Ma di sempre dell'indice, no? Dell'indice, si sono preso solo dell'indice, quindi dei titoli. Mentre dal 28 in poi i capitoli, praticamente Luisa prima ancora di iniziare, non so se lasciava uno spazio e poi scriveva, oppure prima ancora di iniziare scriveva il titolo e poi andava avanti. Quindi dal 28 in poi sono i titoli originali. Mentre il volume 1 ovviamente non ci sono titoli. Il volume 2 c'è i titoli alla fine con una calligrafia diversa. Volume 3 lo stesso, volume 4, 5, 6, 7 alla fine con calligrafia uguale. Dall'8 al 12 alla fine con calligrafia differente. Il 13 non ha l'indice proprio. Così praticamente. Questo è un report che mi mandò Salvatore Tommasini, che è quel medico che continua a fare ritiro, lui pure aveva i manoscritti, insomma,
Lui aveva tanti anni, iniziava a lavorare con José Luis Acuña Cattenica, quindi lui mi mandò questo report, lui è dettagliatissimo, tutto scritto, e quindi questo. Lui aveva, aveva i manoscritti tutti, lui? E penso proprio quindi, di sì. Quindi in pratica l'ha rivisti proprio sui manoscritti? Sì, lui è il fratello, sì, e loro hanno tradotto in spagnolo tutto, ah. Sì, nel Messico. E quindi io chiesi, ho fatto dei titoli, una volta gli mandai una domanda, dice, ma senti, gli mandai alcune domande su delle cose che mi sembravano strane, e lui mi mandò tutte queste informazioni. Il 28 febbraio 1899, la serva di Dio Luisa Piccaretta, per obbedire al suo confessore, Don Gennaro Di Gennaro, inizia a scrivere il suo diario. Quindi Luisa scrive solo per obbedire alla Chiesa, non di sua spontanea volontà, anzi, lo sappiamo, con molta riluttanza. Qui siamo al volume 15, il 20 aprile del 23. Volume 15, 20 aprile del 23. Gesù vuole che Luisa scriva tutto perché dovrà servire agli altri. In molte cose mi mancano i vocaboli, in altre, siccome sono tante, non so tenere l'ordine e mi sembra che le metto sconnesse sulla carta, scrive Luisa. Ma Gesù pare che mi tollera, basta che le scriva. E se non lo faccio, se non scrivesse stato qualcosa, mi rimprovera dicendomi, bada che non sono cose che devono servire a te sola, ma devono servire anche agli altri. Necessità di scrivere ogni cosa in questi scritti. E quale bene faranno? Quale bene faranno? Volume 16, il 10 febbraio del 24. Stavo pensando tra me a tutto ciò che sta scritto in questi giorni passati. Dicevo tra me che non erano cose necessarie, né serie. Potevo fare a meno di mettere su carta. Ma l'obbedienza lo ha voluto e io ero in dovere di dire il fiat anche in questo. Mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù mi ha detto: figlia mia, eppure era tutto necessario per far conoscere come si vive nel mio volere. Non dicendo tutto, tu faresti mancare una qualità del modo come vivere in esso, e quindi non potrebbero avere il pieno effetto del vivere nella mia volontà. Nella mia onniveggenza vedo che questi scritti saranno per la mia Chiesa come un nuovo sole che sorgerà in mezzo ad essa, che gli uomini, attratti dalla sua luce sfolgorante, si applicheranno per trasformarsi in questa luce ed uscire spiritualizzati e divinizzati, per cui, rinnovandosi la Chiesa, trasformeranno la faccia della terra. Quando? Più atti facciamo nella volontà divina, più rotondiamo i nostri atti, più ci guardiamo nel mancare Gesù per vivere con lui nella sua volontà, e più acceleriamo i tempi. Se solo diciamo che vediamo negativo, non concludiamo niente, perché non c'è lo tempo. La dottrina sulla mia volontà è la più pura, la più bella, non soggetta ad ombra di materia o di interesse, tanto nell'ordine soprannaturale quanto nell'ordine naturale. Ripeto questa frase: la dottrina sulla mia volontà è la più pura, la più bella, non soggetta ad ombra di materia o di interesse, tanto nell'ordine soprannaturale quanto nell'ordine naturale. Perciò sarà avvisa di sole, la più penetrante, la più feconda e la più benvenuta e accolta. E siccome è luce, per se stessa si farà capire e si farà via. Non sarà soggetta a dubbi, a sospetti di errori, e se qualche parola non si capirà, sarà per la troppa luce, che eclissando l'intelletto umano non potranno comprendere tutta la pienezza della verità, ma non troveranno una parola che non sia verità. Al più non potranno del tutto comprenderla. Perciò, in vista del bene che vedo, ti spingo a nulla tralasciare di scrivere. Un detto, un effetto, una similitudine sulla mia volontà può essere come una rugiada benefica sulle anime, come è benefica la rugiada sulle piante dopo una giornata di sole ardente, come una pioggia di rotta dopo lunghi mesi di siccità.
tu non puoi capire tutto il bene, la luce, la forza che c'è dentro di una parola. La parola di Dio, una parola che crea, Fiat crea, credine sapere. Ma il tuo Gesù lo sa, e sa a chi deve servire e il bene che deve fare. Ora, mentre ciò diceva, mi ha fatto vedere nel mezzo della chiesa un tavolo e tutti gli scritti sulla divina volontà messi sopra. Molte persone venerande circondavano quel tavolo e uscivano trasformate in luce e divinizzate. E come camminavano, comunicavano quella luce a chi incontravano. E Gesù ha soggiunto: tu vedrai dal cielo il gran bene quando la Chiesa riceverà questo alimento celeste, che fortificandola la farà risorgere nel suo pieno trionfo. Necessità di scrivere tutto il bene che questi scritti faranno. Figlia mia, coraggio, non ti abbattere. Se non fosse necessario che tu scrivessi, non ti avrei obbligato al sacrificio. Tu devi sapere che ogni effetto, bene, valore che ti faccio conoscere sulla mia volontà e ciò che la creatura può fare vivendo in essa sono tante esche, gusti, calamita, alimenti, armonie, profumi, luce. Sicché ogni effetto che ti dico contiene la sua proprietà distinta. Quindi, non manifestando tutti i beni che ci sono nel mio volere e dove l'anima può giungere vivendo in esso, faresti mancare un'esca per adescarli, o un gusto per allettarli, oppure una calamita per attirarli, o un alimento per saziarli, sicché mancherebbe la perfetta armonia, il piacere dei profumi, la luce per instradarli. Perciò, non trovando tutti i beni possibili, cioè non conoscendoli, non avranno quella gran voglia di elevarsi su tutte le altre cose per fare vita nella mia volontà. In questi scritti che sono di Gesù, tutto è chiaro e ordinato e nulla deve essere alterato. Questa mattina, mentre mi trovavo nel solito mio stato, non so se sia stato sogno, vedevo il mio confessore defunto, il quale mi pareva che prendesse qualche cosa di attorcigliato da dentro la mia mente, l'aggiustava e la scioglieva. Io gli ho domandato perché ciò faceva e lui mi ha detto: sono venuto per dirti di essere attenta all'ordine, perché Dio è ordine. E basta una frase, una parola di ciò che ti dice il Signore, che tu non la riporti tale e tale quale, ed ecco che non è secondo l'ordine e può suscitare dubbi e difficoltà in chi potrà leggere ciò che scrive sulla sua adorabile volontà. Scrivi. Che Dio ordine, e basta una frase, una parola di ciò che ti dice il Signore, che tu non la riporti tale quale, ed ecco che non è secondo l'ordine e può suscitare dubbi e difficoltà in chi potrà leggere ciò che scrive sulla sua adorabile volontà. Io nel sentire ciò ho detto: forse sapete voi che ho scritto cose disordinate finora. Il confessore: no, no, ma sii attenta per l'avvenire. Fa che le cose che scrivi siano chiare e semplici come te le dice Gesù, e che nulla ometta, perché basta una piccola frase, una parola che manchi di quelle che ti dice Gesù, o che la scriva diversamente per mancare l'ordine, perché quelle espressioni, anche minute, servono per dare luce, per far comprendere con più chiarezza il senso e per legare l'ordine della verità che il buon Gesù ti manifesta. Tu sei facile ad omettere molte piccole cose, mentre le piccole legano le grandi e le grandi le piccole. Perciò sii attenta per l'avvenire, affinché il tutto sia ben ordinato. Questo vale anche per voi. Mi scrivi. Ma io volevo solo considerare una cosa, no? Che noi vediamo questi scritti e sappiamo che Gesù dice sono i suoi, eccetera, però veramente Luisa, ecco, in altri mistici magari c'era quel senso di dettatura, eccetera. Luisa qui veramente doveva fare uno sforzo madornale ogni singolo giorno. E come fossimo noi, no? Che qualcuno ci dice una cosa e la dobbiamo scrivere, cioè quello era lo sforzo, il sacrificio attraverso cui lei passava.
Ma in realtà poi era sempre Gesù che scriveva ogni piccola parola, non le lasciava andare per conto suo, neanche un piccolo pensiero. Lui era la guida, era lui che scriveva nell'anima sua, eccetera. Quindi Gesù ha calcolato ogni piccola virgola di quelle parole, eppure nello scrivere Luisa sentiva lo sforzo suo. Quindi, ecco, è bello, cioè, pensare appunto come nella divina volontà, anche quando noi sentiamo e pensiamo che siamo noi a farle le cose, invece è proprio Gesù che fa tutto. E magari più sforzo lo sentiamo e più lui ci mette del suo. E poi Luisa lo faceva per obbedienza, quindi, però lei sentiva proprio questa lotta, questa difficoltà di dover dire, di dover essere attenta. Questo non toglie niente però alla divina volontà, che faceva tutto completamente in lei, quindi aumentava il, diciamo, il sacrificio. E proprio in virtù del suo abbandono, del suo sentirsi nulla, il giorno che si fosse sentita qualcosa avrebbe scritto del suo, e invece questo non è successo, perché era sempre fusa, abbandonata nella divina volontà. Comunque è venerabile, una piccoletta, vero? Venerabile. Adesso no, non è venerabile, perché è serva di Dio. Serva di Dio è quando la causa passa al Vaticano, venerabile quando c'è un altro step nel Vaticano che viene fatto, quindi non so perché dici sta cosa che c'entra adesso, ma nella Chiesa, secondo il diritto canonico, è considerata serva di Dio, per quanto questo abbia importanza, perché tutto è Luisa tranne che serva di Dio, anzi tutto il contrario, lei è figlia di Dio. Quindi mi fanno ridere queste nomenclature, queste cose, perché ovviamente fanno parte di un altro regime, di un altro regno, di un regno inferiore, quello della redenzione. Quindi altro che gloria, lei è serva di Dio, no? Lui è tutto il contrario. Diceva Gesù, io non me ne importa a me delle mie, quando il Monsignore arrivava e diceva guarda che non è merito suo se tu scrivi queste cose, e Gesù dice ma quale merito è merito, diceva Gesù, ma chi se ne è mai importato del merito, Gesù mi vogliono fare schiava in casa mia, e dice no, che schiava e serva, io sono figlia, e quindi come i titoli, no? I titoli della Madonna, sembra che le diamo chissà quali titoli, lei è la figlia del Padre, la sposa dello Spirito, la madre del Verbo, altro che aiuto dei cristiani, voglio dire, insomma, no? E quindi non c'è titolo, non c'è umana definizione che regga quando si parla di volontà divina. Ci fa sorridere, anzi fa sorridere Dio, a noi ci deve mettere in ginocchio. Ecco, il fatto poi è bello avere queste selezioni di capitoli, però così come Gesù voleva l'ordine in Luisa, come qualcuno appunto commentava tra voi, nel vivere nella divina volontà è appunto bello seguire la progressione degli scritti, e quindi non cercare sconti, insomma leggere i volumi dall'uno, diciamo, gradualmente, e poi quando lo si rifà altre volte, ecco, si possono leggere i primi insieme a quelli dall'11 in poi, per tenere sempre in sveglia l'area delle disposizioni e l'area delle verità. Ma l'ordine che ha dato Gesù, secondo me, è imprescindibile. Noi ci dobbiamo perseguire un pochino i temi sia liturgici, in questo caso, anche delle storia. Ma certo, sì, no, nel cenacolo, eccetera, però mi riferisco alla lettura individuale, appunto, no? Individualmente, sì, certo. Gli scritti, Gesù benedice e raduna tutti questi libri che sono una parte di se stesso. Il mio dolce Gesù andava prendendo tutti i libri da me scritti, li univa insieme o se li stringeva al cuore, anche noi, e con una tenerezza indicibile ha soggiunto: li benedico di cuore questi scritti, benedico ogni parola, benedico gli effetti e il valore che essi contengono. Questi scritti sono una parte di me stesso. Poi ha chiamato gli angeli, i quali si sono messi di faccia a terra a pregare. E siccome stavano due padri che dovevano vedere gli scritti,
Gesù ha detto agli angeli che toccassero la loro fronte per imprimere in loro lo Spirito Santo, onde infondere in essi la luce per poter loro far comprendere le verità e il bene che ci sono in questi scritti. Gli angeli hanno ciò eseguito e Gesù, benedicendoci tutti, è scomparso. Quanto costa Luisa scrivere? Mentre scrivevo ciò che sta detto sopra, vedevo il mio dolce Gesù che poggiava la sua bocca alla parte del mio cuore e mi imboccava le parole che stavo scrivendo, ciò che diceva prima. E nel medesimo tempo sentivo un orribile fracasso lontano e si dibattevano e ruggivano con tanto strepito da incutere spavento. Ed io, volgendomi al mio Gesù, gli ho detto: «Mio Gesù, amore mio, chi è che fa tanto fracasso? Mi sembrano demoni arrabbiati. Che cosa vogliono che tanto si dibattono?» E Gesù: «Figlia mia, sono proprio loro. Vorrebbero che tu non scrivessi sulla mia volontà. E quando ti vedono scrivere verità più importanti sul vivere nel mio volere, soffrono un doppio inferno e tormentano di più tutti i dannati. Temono tanto che potessero uscire questi scritti sulla mia volontà, perché si vedono perduto il loro regno sulla terra e acquistato da loro quando l'uomo, sottraendosi dalla volontà divina, diede libero il passo alla sua volontà umana. Ah sì, fu proprio allora che il nemico acquistò il suo regno sulla terra, e se il mio volere potesse regnare sulla terra, il nemico lui stesso si ritirerebbe nei più cupi abissi. Ecco perché si dibattono con tanto furore. Sentono la potenza della mia volontà in questi scritti, e al solo dubbio che potessero uscire fuori, montano in furore e cercano tutto loro potere di impedire un tanto bene. Tu però non dare loro retta, e da questo impara ad apprezzare i miei insegnamenti». Ma però dicevamo che ogni volta che già si prendono in mano questi scritti si dovrebbe, appunto, come dicevo prima, già mettere il nostro bacio, il nostro ti amo su ogni sillaba, adorare la divina volontà in ognuna di queste sillabe, ringraziare, adorare la volontà divina per ognuna di queste verità. Certo, e tra l'altro tu cercavi esempi per i giri nella santificazione. Questo è, appunto, mettere il nostro bacio su ogni piccola verità, su ogni sillaba, è proprio continuare il giro nella divina volontà, nell'opera della santificazione, perché questi scritti sono l'opera della santificazione secondo la volontà divina. Comunque sarebbe bene anche iniziare dall'Antico Testamento e dal Vangelo per arrivare. Certamente, certamente. Infatti questi sono esempi, giusto per dire noi che consistono i giri nella santificazione. Nel benedire Dio, nel ricevere il frutto di ogni parola della sua che lui ha parlato, di scrittura pubblica dall'Antico Testamento fino agli scritti e di tutti quelli dei mistici, delle anime scelte, ogni parola che lui ha benedetto, in modo particolare questi scritti che sono il compimento della rivelazione. Ecco perché si dibattono con tanto furore, no? Sentono la potenza della mia volontà in questi scritti, al solo dubbio che potessero uscire fuori, montano in furore e cercano a tutto loro potere di impedire un tanto bene. Tu però non dare loro retta, e da questo impara ad apprezzare i miei insegnamenti. Ma questo può accadere anche quando preghiamo nella divina volontà, eh? Sì. Di mettere che a qualcuno da fastidio, e c'è che da fastidio la demonia. E Dio, Luisa, mio Gesù, mi sento che ci vuole la tua mano onnipotente per farmi scrivere ciò che tu dici sul vivere nel tuo volere. Alle tante difficoltà che fanno, specie quando mi si ripete: «Possibile che nessun'altra creatura sia vissuta nella tua santissima volontà?», mi sento tanto annientata che vorrei scomparire dalla faccia della terra, affinché nessuno più mi vedesse. Ma mio malgrado sono costretta a starci per compiere la tua santa volontà. Gli stessi sacerdoti la prendevano per matta, perché non ci capivo niente. Chi è che l'aveva detto? Non chiedevo, Sant'Anibale stesso, chi l'aveva detto? Che la sofferenza più grande di Luisa l'aveva subito proprio da parte dei sacerdoti.
Questi scritti non sono cose di Luisa, ma di Gesù. Quale bene non ci sarà quando il tutto uscirà riunito? Taci, taci, non voler andare più oltre. Non sono cose tue, ma mie. È la mia volontà che vuole fare la sua via per farsi conoscere. E la mia volontà è più che sole. E per nascondere la luce del sole ci vuole troppo ed è del tutto impossibile. Se la parano da un lato, essa sorpassa l'ingombro che le hanno messo davanti e sfuggendo dagli altri lati, con maestà fa la sua via, lasciando confuso chi voleva impedire il suo corso, perché se la sono vista sfuggire da tutte le parti senza poterla afferrare. Si può nascondere una lucerna, ma il sole non mai. Tale è la mia volontà, è più che sole, e volerla tu nascondere ti riuscirà impossibile. Perciò taci, figlia mia, e fa che il sole eterno della mia volontà faccia il suo corso, sia per mezzo degli scritti, della stampa, delle tue parole e dei tuoi modi. Qui forse cosa non volevo che andasse la stampa. Fa che essa sfugga come luce e percorra tutto il mondo. Io lo sospiro, lo voglio. E poi, che granché è stato messo fuori della verità della mia volontà? Si può dire che appena gli atomi della sua luce è infinita, una volontà divina con te, figlio di Dio, quindi avremo tutta l'eternità per scoprire sempre verità nuove dell'infinità di Dio, della sua volontà. Si può dire che appena gli atomi della sua luce sono stati messi fuori, e sebbene atomi ancora, se sapessi il bene che fanno, che sarà quando riunite insieme tutte le verità che ti ho detto della mia volontà, la fecondità della sua luce, i beni che contiene, unito tutto insieme, formerà non gli atomi o il sole che spunta, ma il suo pieno meriggio. Quale bene non produrrà questo sole eterno in mezzo alle creature? Ed io e tu saremo più contenti nel vedere la mia volontà conosciuta ed amata. Perciò lasciami fare. Grazie a Luisa che l'hai lasciato fare, e grazie a Gesù che continua a fare. Questo si presuppone, se no non ci sarebbe niente. Tutto ciò che Luisa scrive è quello che trabocca dalla sua anima. Mi sentivo investita in preda della luce suprema del volere eterno, e il mio sempre amabile Gesù si faceva vedere nel fondo dell'anima mia in piedi, con una penna di luce in mano, in atto di scrivere sopra una luce fitta che sembrava tela. Ma era luce distesa nell'anima mia. E Gesù scriveva nel fondo di questa luce. Com'era bello vederlo scrivere con una maestria e velocità indescrivibile. Onde, dopo aver scritto, come se aprisse le porte del mio interno, con la sua mano chiamava il confessore dicendogli: «Vieni a vedere ciò che io stesso scrivo nel fondo di quest'anima. Io non scrivo mai su carta o su tela, perché è soggetto a perire, ma mi diletto a scrivere nel fondo della luce, a cui è ridotta quest'anima in virtù della mia volontà». I miei caratteri di luce sono incancellabili e di valore infinito. Onde, quando devo manifestarle le verità sulla mia volontà, prima faccio il lavoro di scrivere nel fondo di lei, e poi le parlo, accennandole quello che in esso ho scritto. Appena accenna c'è il disteso di prendere le conoscenze. Ecco perciò che quando dice ciò che io le ho detto, lo dice con poche parole. Invece quando scrive si diffonde a lungo. È il mio scritto che, straripando fuori dell'anima sua, non mi mette il piccolo cenno, ma la mia verità distesa come io stesso l'ho scritta nell'intimo del suo interno. Io sono rimasta meravigliata e con una gioia indicibile nel vedere il mio dolce Gesù scrivere dentro di me, e toccavo con mano che, mentre nel parlare poco so dire di ciò che lui mi dice, anzi mi sembra che solo il tema mi ha dato, poi nello scrivere sarà suo interesse aiutarmi a svolgerlo come a lui piace. E Gesù, tutto bontà, mi ha detto: «Figlia mia, ora cessi la tua meraviglia, che mentre scrivi senti in te sorgere, come da una fonte, la verità, le verità. È il lavoro del tuo Gesù fatto in te, che, straripando da tutte le parti dell'anima tua, getta l'ordine sulla carta e le verità in te scritte e suggellate con caratteri di luce. Perciò cessino i tuoi timori, né volerti attenere al piccolo cenno delle mie parole, né volermi resistere quando
io voglio dilungarmi e farti scrivere su carta ciò che io con tanto amore ho scritto nell'anima tua. Quante volte mi costringi ad usare la forza e a travolgerti affinché tu non mi resista nello scrivere quello che voglio. Perciò lasciami fare. Sarà cura del tuo Gesù che in tutto splenda la verità. Pagina 30, siamo a pagina 30 della pagina. L'annunciata stampa degli scritti sulla divina volontà. L'imprimatum dell'arcivescovo. Tu devi sapere, io? Allora, tu devi sapere che per fare che la mia suprema volontà sia conosciuta, ho dovuto preparare le cose, disporre i mezzi, travolgere l'arcivescovo con questi atti di assoluto dominio di mia volontà, a cui l'uomo non mi può resistere. Ho dovuto fare uno dei miei grandi prodigi. Credi tu che sia facile ottenere l'approvazione di un vescovo? Perché Gesù è? Com'è difficile, quanti cavilli, quante difficoltà. E se approvano è con molte restrizioni, quasi da togliere le sfumature più belle, i colori che più risaltano, a tutto ciò che la mia bontà con tanto amore ha rivelato. Non vedi tu dunque nell'approvazione dell'arcivescovo il trionfo della mia volontà e quindi la grande mia gloria e la grande necessità che le conseguenze del supremo volere siano conosciute, le conoscenze del supremo volere siano conosciute e come rugiada benefica smorzino gli ardori delle passioni, come sole che sorge mettano in fuga le tenebre della volontà umana e tolgano il torpore che quasi tutte le creature tengono, anche nel fare il bene, perché manca la vita del mio volere. Le mie manifestazioni su di esse saranno come balsamo che rimarginerà le piaghe che ha prodotto l'umana volontà. Chi avrà il bene di conoscerle si sentirà scorrere una nuova vita di luce, grazia, di fortezza, per compiere in tutto la mia volontà. Non solo, ma comprendendo il gran male del proprio volere, lo aborriranno e si scuoteranno dal durissimo gioco della volontà umana per mettersi sotto il soave dominio della mia. Ah, tu non sai, né vedi ciò che so io e vedo io. Perciò lasciami fare e non ti opprimere. Anzi, avresti dovuto premurare e spingere tu stessa colui che io con tanto amore ho disposto, che ne prendesse l'impegno, anzi, dirgli che si affretti a che non si perda tempo. Bellissimo questo. Figlia mia, il regno della mia volontà è incrollabile e in queste conoscenze su di esso ci ho messo tanta luce, grazia ed attenzione da renderlo vittorioso. Attrazione da renderlo vittorioso, in modo che, come saranno conosciute, faranno dolce battaglia alle volontà umane e queste resteranno vinte. Queste conoscenze saranno muro altissimo e fortissimo, più che l'Eden terrestre, che impediranno al nemico infernale di entrarci dentro per molestare coloro che, vinti da esse, passeranno a vivere nel regno della mia volontà. Perciò non ti turbare e lasciami fare, ed io disporrò tutto perché il Fiat Supremo sia conosciuto. Alleluia. Grazie Gesù. Compito del sacerdote che dovrà curare la stampa degli scritti. Mentre pregavo mi sono trovata fuori di me stessa e nel medesimo tempo vedevo il reverendo padre che deve occuparsi della stampa degli scritti sulla Santissima Volontà di Dio con nostro Signore vicino che prendeva tutte le conoscenze, effetti e valori che ha manifestato sul supremo volere e cambiati in fili di luce li suggellava nella sua intelligenza in modo da formare come una corona di luce intorno alla sua testa. E mentre ciò faceva gli ha detto: figlio mio, il compito che ti ho dato è grande e perciò è necessario che dia molta luce per farti comprendere con chiarezza ciò che ho rivelato, perché a seconda della chiarezza con cui saranno esposti così produrranno i loro effetti, benché
per se stessi siano chiarissimi, perché ciò che riguarda la mia volontà è luce che scende dal cielo, la quale non confonde e abbaglia la vista dell'intelligenza, ma ha virtù di rafforzare e chiarire la vista dell'intelligenza, ma ha virtù di rafforzare e chiarire l'intelletto umano, per farsi comprendere ed amare, e di gettare nel fondo dell'anima il principio della sua origine, lo scopo vero per cui fu creata, l'ordine tra creatore e creatura, e ogni mio detto, manifestazioni e conoscenze sul mio supremo volere sono tante pennellate per far ritornare l'anima alla somiglianza del suo creatore. Tutto ciò che ho detto sulla mia volontà non è altro che preparare la via, formare l'esercito, radunare il popolo eletto, preparare la reggia, disporre il terreno dove deve formarsi il regno della mia volontà, e quindi reggerlo e dominarlo. Perciò il compito che ti affido è grande. Io ti guiderò, ti starò vicino per fare che tutto, che il tutto si faccia secondo la mia volontà. Onde, dopo ciò, lo ha benedetto e se ne è venuto alla piccola anima mia riprendendo il suo dire. Allora, scusate, abbiamo visto che parlava di Satanile, no? Sì. Tutte volte che deve prendersi il compito. Riprendendo Paolo. Figlia mia, quanto mi interessa la mia volontà, come amo e sospiro che sia conosciuta. È tanto il mio interesse che sono disposta a dare qualunque grazia a chi vuole occuparsi di farla conoscere. O come vorrei che si facesse presto, perché vedo che tutti i miei diritti mi saranno restituiti. L'ordine tra Dio e la creatura sarà ristabilito. Non più darò i miei beni alle umane generazioni a metà, ma tutti interi. Né più riceverò da loro cose incomplete, ma tutte intere. Allora, come vorrei che si facesse presto, perché vedo che tutti i miei diritti mi saranno restituiti. Marina, hai qualcosa da dirci per questo? Sì, no, mi viene in mente proprio, diciamo, in questo periodo, non so se avete notato questi ultimi 3-4 brani dove si parla di scrivere, pubblicare, ho fretta, benedico il padre, bla bla bla, sono tutti del volume 19. Allora, questo è il periodo tra il 26 e il 1926 in cui Luisa scrive il 19 e il 20, in cui Luisa scrive più parole al giorno che in tutti quanti gli altri scritti. Io ho fatto una conta delle parole in ogni volume, delle parole scritte al giorno come media. Allora, se tutti e 36 volumi, diciamo in media, Luisa ha scritto 94 parole al giorno, però nel periodo in cui scriveva il volume 19 e 20 ne ha scritte più di 400 al giorno, e quindi si vede un picco di intensità di scrittura in tutti i volumi nel 19 e il 20. Questo secondo me è interessante perché corrisponde al periodo in cui il padre Annibale, ma per volere di Gesù, lui stava male, no? E voleva aveva ottenuto l'imprimato su tutti i primi 19 e 20 volumi, poi lui nel 27 è morto, quindi alla fine lui premeva, pressava Luisa anche nell'epistolario. Se andiamo a vedere nel 1926 ci sono tantissime lettere del padre Annibale, scrivi tutto, tutto deve uscire fuori, tutto. Quindi c'era una pressione da parte del padre, ma ovviamente di Gesù, a scrivere tanto, perché lui sapeva che poi avrebbe chiamato il padre e quindi voleva far uscire fino al volume, il volume 19, poi sono quelli che sono stati pubblicati, sono usciti fuori. Quando è morto il padre Annibale, dal 20 in poi, sono rimasti diciamo nascosti, quindi quelli che hanno i volumi che hanno girato fino al 1990, prima che aprissero la causa e copiassero i volumi, furono quelli dal 1 al 19 che erano stati copiati dalle suore di Pino Zeno. Quindi c'è un'accelerazione degli scritti. Infatti poi dopo il volume 20 il ritmo di media di parole al giorno scende nuovamente, ma il picco si trova nel 1926. Questo secondo me è anche interessante perché nel volume 20 Gesù dice nel gennaio del 27, diciamo così, poi il padre Annibale morirà e quindi finirà questa pressione, però dice:
Io, in un passo del volume 20, dice: adesso le colori, le bellezze di tutte le mie verità le ho manifestate. Adesso si tratta di manifestare, di mettere le sfumature. Quindi lui ha dato il corpo, no, fondamentale del birra e del bimbolere fino al volume 20, e poi da lì dice: devo dare ancora le sfumature. Poi nel 25, quando già aveva manifestato molto su Adamo, nel volume 24, eccetera, nel volume 25 lui dirà: tutti i materiali li ho messi fuori, adesso si tratta di ordinare e assestare. Quindi c'è un altro passo nel, diciamo, nel 25, dove lui anche le sfumature le ha messe fuori, adesso si trattava di adornare, quindi di formare questo palazzo. Infatti dal 25 in poi tutte le verità già sono state manifestate, però le mette insieme in tanti modi divini diversi. E quindi se pensiamo che fino a, per tantissimi anni sono stati fuori in circolazione fino al 19, vediamo appunto qual era la volontà di Gesù di mettere fuori la base degli scritti. Fino al 19 si trova molto come la divina volontà operava nell'umanità di Gesù, su poi nel volume 20 che cominceranno a esplodere i giri nella creazione. E quindi è bello vedere appunto come Gesù, tramite il confessore, tramite gli eventi e le circostanze storiche, ha impresso dell'accelerazione nel tempo, perché voleva che un certo blocco di verità uscissero fuori e poi il resto venissero manifestate, assestate, ordinate nel tempo. E quindi questo corrisponde proprio al 1926, scrittura del 1920, è il massimo periodo di intensità di scrittura da parte di Luisa. Se consideriamo che in media ha scritto 94 parole al giorno, dall'1 al 36, in questo periodo però ne scriveva 400, quindi una media molto più alta, un picco di intensità di scrittura, quindi di manifestazione. Quindi l'essenziale l'aveva già fatto fino al 20. Sì, diciamo che lui dice i colori e le bellezze, mancano le sfumature, però diciamo che l'operare della divina volontà nell'umanità di Gesù è le basi per la anima di potersi fondere nella divina volontà e andare in giro soprattutto nella redenzione. Lui l'ha fatto fino al volume 19, poi nel volume 20 iniziano i giri nella creazione molto molto più intensamente, e nel volume 24 si arriva al principio, cioè gli atti di Adamo innocente. Operare prima all'interno dell'anima e poi uscire fuori. Sì, perché infatti così fa con Luisa: prima il vivere nel divin volere, prima praticamente l'anima che chiede a Gesù: vieni a fare quello che faccio, vienilo a fare in me, e quindi Gesù si abbassa. Però da un certo punto in poi dice: vedi, la divina volontà si abbassa a fare tutto quello che fai in te, in virtù della divina volontà operante nell'umanità di Cristo, quindi tutti gli atti umani che fai. Adesso però che fa Gesù nel volume 19-20? Comincia a eclissarsi, si nasconde, perché se lui sta sempre presente, Luisa sta sempre dentro la sua umanità, invece la divina volontà è più grande dell'umanità di Gesù, e quindi lui si eclissa per fare in modo che dà all'anima il volo per andare negli atti della creazione, nei mari di Maria Santissima, negli atti dello Spirito Santo, nell'ordine della grazia, nell'atti di Adamo innocente. Quindi, e questo vediamo pure negli scritti, la cosa principale, l'azione principale è chiamare, fondersi nell'umanità di Gesù, come abbiamo fatto prima del cenacolo, e poi il fatto di poter chiamare Gesù in tutti gli atti che facciamo: vieni Gesù a camminare in me, vieni Gesù a cosare. Quando abbiamo preso questa pratica, Gesù ha detto: va bene, io mi sono abbassato a fare, adesso tu spicca il volo e vieni a fare gli atti miei, però vieni a fare gli atti della mia divina volontà. Per fare questo Gesù quasi si nasconde, si eclissa, altrimenti l'anima resta attaccata alle vesti di Gesù, invece deve volare nella creazione, deve volare nei prodigi della divina volontà in Maria Santissima, deve volare nell'ordine della grazia, deve volare negli atti di Adamo innocente, e quindi deve iniziare a fare gli giri della creazione, redenzione e santificazione. Questo Luisa lo fa
perché Gesù la eclissa nel divin volere e dice: io Gesù quasi non lo vedo di più, quindi quasi per andare Gesù non lo riesco a trovare, però la divina volontà mi consola, mi dà il fiato nella mia pena della privazione, mettendomi a volo nei suoi atti. Solo andare in giro negli atti della divina volontà mi dà un refrigerio alla pena della privazione dell'umanità di Gesù. Quindi Gesù fa questo stratagemma, si nasconde da Luisa e per farsi trovare, per mitigare la pena della privazione dell'umanità di Gesù, la mette a volo negli atti della divina volontà. Infatti, quante volte non leggiamo in questi atti? Io stavo nel mare immenso della divina volontà che mi attira, mi assedia, mi chiama, mi sta contro, e pur dentro la pena della privazione io continuavo il mio giro. Quindi il giro nella divina volontà diventa un modo di sopravvivenza per Luisa. Soltanto girando negli atti della divina volontà poteva resistere alla pena della privazione di Gesù, perché in effetti lei stava con Gesù a fare tutti questi atti. Quindi vediamo com'è lo stratagemma divino: prima Gesù la attacca alla sua umanità e quindi Luisa fa tutti gli atti unita nell'umanità di Gesù, e poi si eclissa per farle spiccare il volo e mandarla negli atti della divina volontà, che è più grande dell'umanità di Gesù. La divina volontà ha come centro l'umanità di Gesù, ma la circonferenza è più grande dell'umanità di Gesù. E questo è anche un insegnamento per noi, però, assolutamente, per insegnare anche a noi come vivere buoni la divina volontà. Esattamente, infatti un conto è, diciamo, prima noi abbiamo la pratica del fonderci nell'umanità di Gesù e chiamare Gesù a fare tutto quello che facciamo noi: viene a cucinare, viene a fare il caffè, viene a dormire, viene. Allora, poi quando Gesù dice: guarda, io ci vengo, adesso vieni tu negli atti miei, quindi vola nella creazione, vola nella redenzione, vola nei mari di Maria Santissima, vola nell'ordine della grazia, vola negli atti di Adamo Innocente. Come io vengo e mi abbasso negli atti tuoi, tu sali negli atti miei, perché sono sempre atti di luce, sono atti di una sola volontà. Quindi la progressione che troviamo negli scritti di Luisa è la stessa progressione che la divina volontà vuol fare in noi. Non so se mi sono spiegata. Sì, benissimo. E anche le sofferenze di Sant'Annibale di Maria di Francia, praticamente in questo, diciamo, questi ultimi 2 anni che lui è stato molto malato, gli ha dato tante sofferenze Gesù, e questo è sempre un insegnamento per noi, quanto attraverso la sofferenza fa spazio il vuoto dentro di noi il Signore. Quando, ma certo, anche lì, scusami, no, finisci pure. Quando ci vuole dare cose grandi, anche in noi, nelle piccole, piccolissime crescite, c'è sempre prima una purificazione, una sofferenza che possa allargare le nostre capacità per accogliere. Assolutamente. Poi la questione del padre Annibale è di grande insegnamento, perché praticamente insegna, perché il padre Annibale era sorto in una santità di grandi opere, fondazione di quest'ordine, fondazione di quest'altro ordine, e vai dal Papa e fai questo, e vai a Corato, e vai a Dorie, e vai a Messina, e vai a Roma, eccetera. E addirittura il padre Annibale voleva aiutare Luisa, aveva lasciato dei fondi a casa sua. Luisa nel volume 20 stava malata e aveva mandato a dire: usa pure dei soldi che ti ho lasciato per comprare le medicine. E Gesù interviene e dice: no, mi dispiace, scusa, la figlia del divin volere me la vedo io, sono troppo geloso, io provvedo all'anima e al corpo. Quindi mette un freno e dice: guardate, santità umane, voi non potete fare niente, la santità del dire del divin volere è mia e me la gestisco io. Questo da parte di Luisa. Poi con la questione dell'opera, no? Lui diceva: curami, fammi curare, perché io voglio pubblicare, io voglio fare, io devo stampare. E Gesù ci fa capire, come fa capire al padre Annibale, che è molto più santo di noi, ma ci fa capire che il vivere nella divina volontà non è
il fare, se ci perde la fregola del fare, io devo fare questo, devo fare quest'altro, ci dice: guarda, tu fai più la mia volontà se accetti la malattia piuttosto che se pubblichi 36 volumi in 40.000 lingue. E quindi questa è un po' la lezione che ci viene, che viene al Padre Imam, ma che viene, come diceva Rossana, a tutti noi. E il tutto sta, anche il fare il poco nel divin volere, stavo proprio leggendo ieri il volume 33, è meglio fare il tuo poco nel divin volere che fare il grandi opere fuori da esso. E quindi questo è un altro importantissimo insegnamento che ci viene. Infatti Gesù, quando vuole fare cose grandi, sembra che ci toglie la possibilità di fare. E invece nel nostro nulla, quando ci rendiamo conto che siamo proprio incapaci e non possiamo fare niente, nel nostro nulla lui viene a fare tutto. Ecco, proprio farci capire questo, che è lui. Siamo nulla. Però ha permesso anche che facesse queste grandi opere, secondo il mio punto, non so, di vista, da parte di Santa Nilva di Maria di Francia, proprio perché poi la Chiesa lo doveva riconoscere come santo, e quindi forse era anche importante per la causa di Luisa. Ma certamente, loro sono legati, c'è anche da dire che il padre Annibale, quando appare a Luisa dopo la sua morte, dice: mamma mia Luisa, che cosa ho trovato, tutti quei detti, tutte quelle cose, io pensavo di aver fatto una cosa buona a pubblicare gli scritti, e dice: ho trovato tutti questi semi che tu hai messo in me trasformati in tanta luce, e dice: che bello, ho fatto una cosa buona a pubblicare, immaginiamo che cosa sarà per chi le vivrà queste verità. Quindi diciamo, lui è all'inizio del vivere, lui è quello che si rende conto, ma non ha, cioè, capito, lui è uno dei primi santi, diciamo, che però dice a Luisa, dice: io ho visto tutti quei detti trasformati in luce, immaginiamo che cosa sarà a farli questi detti, a possederle queste verità. Saranno gli operai dell'ultima ora, i figli del divino. Saranno gli operai dell'ultima ora. Quindi chiediamo al padre Annibale di aiutarci a ricevere come vita queste verità, così che anche lui possa ricevere la gloria accidentale di queste verità trasformate in soli nella creatura. Grazie Marina. No, grazie a Dio. Gesù dà il titolo al libro da pubblicarsi e lo spiega, volume 19, sempre 27 agosto del 26. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù mi faceva vedere il reverendo padre, sapete, no? Che doveva occuparsi della stampa degli scritti sull'adorabile volontà di Dio, e Gesù, mettendosi a lui vicino, gli diceva: figlio mio, il titolo che darai al libro che stamperai sulla mia volontà sarà questo: il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature, libro di cielo, il richiamo della creatura nell'ordine, al suo posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Vedi, anche il titolo voglio che corrisponda alla grande opera della mia volontà. Voglio che la creatura comprenda che il suo posto assegnatole da Dio è nella mia volontà, e fino a tanto che non entri in essa sarà senza posto, senza ordine, senza scopo. Sta un intruso nella creazione, senza diritto di sorta, e perciò andrà ramingo, senza pace, senza eredità. Ed io, mosso a compassione di lui, gli griderò continuamente: entra nel tuo posto, vieni nell'ordine, vieni a prendere la tua eredità, a vivere in casa tua. Perché vuoi vivere in casa estranea? Perché vuoi occupare un terreno che non è tuo? E non essendo tuo, vivi infelice e sei il servo e lo zimbello di tutte le cose create. Tutte le cose create da me, perché stanno al loro posto, stanno nell'ordine in perfetta armonia con tutta la pienezza dei loro beni assegnati loro da Dio. Tu solo vuoi essere infelice, ma infelicità volontaria. Perciò vieni al posto tuo, là ti chiamo e ti aspetto. Perciò colui o colei che si presterà a far conoscere la mia volontà sarà il mio portavoce, ed io gli affiderò i segreti del re di essa.
ancora 19, Gesù benedice il titolo, che cosa abbiamo già letto, come già diceva, Gesù prendeva questo libro fra le sue mani e pareva che leggesse ciò che sta scritto il 27 agosto, mentre leggeva restava pensoso, come se si mettesse in profonda contemplazione, in modo che io non avevo a dire nulla. Solo sentivo che il suo cuore batteva forte forte, come se volesse scoppiare. Poi ha stretto al petto il libro dicendo: benedico il titolo, lo benedico di cuore e benedico tutte le parole che riguardano la mia volontà. Le benediciamo, Signore, te, Gesù, nella tua volontà di Dio. E alzando la sua destra con una maestà incantevole ha pronunciato le parole della benedizione. Fatto ciò è scomparsa. Dopo ciò mi sentivo impensierita che mi era stato imposto dalla santa obbedienza che non dovevo tralasciare di scrivere neppure una parola che mio dolce Gesù mi potesse dire, mentre io sono facile a lasciarle, perché sono convinta che certe cose interne, intime, certi sfoghi che Gesù fa alla piccola anima mia non è necessario scriverli e affidarle la carta, ma che restino nel segreto del cuore. Onde pregavo che mi desse la grazia di non farmi mancare l'obbedienza di scrivere tutto. E Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, se chi ti guida e dirige ti dà questa obbedienza, significa che ha capito che sono io che ti parlo ed il valore che contiene anche una sola mia parola. La mia parola è luce e piena di vita, quindi chi possiede la vita la può dare. Molto più che la mia parola contiene la forza creatrice. Perciò una sola mia parola può creare innumerevoli vite di grazia, vita d'amore, vita di luce, vita di mia volontà nelle anime. Tu stessa non potrai comprendere la via lunga che può fare una sola mia parola. Chi ha orecchio l'ascolterà, chi ha cuore ne resterà ferito. Perciò chi ti guida ha ragione, che ti dà questa obbedienza. Ah, tu non sai come lo assisto e gli sto d'intorno, mentre legge i miei e i tuoi scritti sulla mia volontà, per farmi comprendere tutta la forza delle verità e del gran bene che ci sono in esse. E lui gira intorno alla mia volontà, e in virtù della luce che sente, ti manda questa obbedienza. Perciò sii attenta, e ti aiuterò, e ti faciliterò ciò che a te pare difficile. Ecco, questo proprio al seguito di una lettera che aveva ricevuto dal padre Annibale. Diceva: figlia, per esempio, sono queste delle lettere, adesso ho aperto il file delle lettere di Sant'Annibale, sono tutte del 1926, dove fa: ho messo lì l'obstat sul secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il settimo volume, eccetera, i volumi 12, 13, 14, 15, 17, 18 l'ho già rivisti, li devo presentare al vescovo per l'imprimato, ti impongo a pena di peccato di scrivere tutto, di non tralasciare niente. Questa è parola della sapienza increata, è una parola a valore quanto tutto l'universo. Quindi qui incalzava il padre Annibale, perché proprio in quel periodo, che poi fu il periodo precedente alla sua morte, aveva proprio intrapreso in piena forza il progetto di voler pubblicare tutto, e quindi questo passo del volume 19 è proprio a seguito di una di quelle pressanti lettere del padre Annibale. Però con il peccato che si è tutto fermato lì, no? E no, l'ha disposto Gesù invece. E proprio per quello l'hai disposto, infatti, proprio quello che avevamo detto finora, no? Dovevano uscire fino a un certo punto. Ecco, e dopo, quando i volumi 19 facevano un po' di strada, poi pian piano sono potuti uscire gli altri volumi. È proprio Gesù che ha disposto tutto con la sua sapienza, con la sua provvidenza. Niente è stato al caso, niente alle circostanze, ma lui ha detto: fino a qui andava fatto, adesso basta, riprenderemo tra 50 anni. È sempre volontà di Dio, anche se sono... È tutta volontà di Dio, lui ha disposto tutto, non c'è quei scritti suoi, quindi se li cura, se li fa, eccetera. Però vuole appunto la piena disponibilità delle creature.
lui ferma le creature facendole chiamandole a sé. Se non avessimo fatto morire il padre Annibale, quello sarebbe continuato imperterrito. Quindi noi dobbiamo andare come un treno, dobbiamo continuare. Quando abbiamo finito, il Signore ci chiama. Allora ho comprato la carta, l'inchiostro, tutto pronto, no? Esatto. Gesù guida e sostiene Luisa mentre scrive. Dopo aver scritto 4 ore e più, mi sentivo tutta sfinita di forze ed essendomi messa a pregare, secondo il mio solito, nel suo santissimo volere, il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e stringendomi a sé, tutto tenerezza mi ha detto: figlia mia, sei stanca, riposati nelle mie braccia. Quanto ci costa, quanto ci, Gesù e Luisa, quanto ci costa il regno del Fiat Supremo a me e a te, mentre di tutte le altre creature c'è chi dorme la notte, chi si diverte e chi giunge fino a offendermi. Per me e per te non ci sono riposi, neppure di notte. Tu occupata a scrivere e io a vigilarti, a porgerti le parole, gli insegnamenti che riguardano il regno del volere supremo. E mentre ti vedo scrivere, per farti dilungare e non farti stancare, ti sostengo nelle mie braccia, affinché scriva ciò che voglio, per poter dare tutti gli insegnamenti, le prerogative, i privilegi, la santità e le ricchezze infinite che questo mio regno possiede. Se tu sapessi quanto ti amo e quanto godo nel vederti sacrificare anche il sonno e tutta te stessa per amore del mio Fiat, che ama tanto farsi conoscere alle umane generazioni. Ti costa assai, è vero, figlia mia, ed io per compensarti, quasi sempre, dopo che hai scritto, ti faccio riposare sul mio cuore, affranto dal dolore e dall'amore. Dal dolore, perché il mio regno non è conosciuto, e dall'amore, perché voglio farlo conoscere, affinché tu, sentendo il mio dolore e il fuoco che mi brucia, sacrifichi tutta te stessa e non ti risparmi nulla per il trionfo della mia volontà. In questi scritti tutto appartiene a Gesù, per mura di Gesù, perché siano pubblicati. Mi sentivo oppressa come schiacciata sotto il peso di un'umiliazione profonda, mentre mi era stato detto che non solo ciò che riguarda la volontà di Dio si deve mettere in stampa, ma pure ciò che riguarda tutte le altre cose che mi ha detto il mio amabile Gesù. Era tanto il dolore che mi toglieva fin le parole, per poter addurre parole che non... per non farlo fare. Né sapevo pregare il mio amato Gesù perché ciò non permettesse. Tutto era silenzio dentro e fuori di me. Onde il mio amabile Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha stretta a sé per infondermi coraggio e forza e mi ha detto: figlia mia, non voglio che guardi come cosa tua ciò che hai scritto, non voglio che guardi come cosa tua ciò che hai scritto, ma che lo guardi come cosa mia e come cosa che a te non appartiene. E tu non ci devi entrare affatto in mezzo, me la vedo tutta io e perciò voglio che me ne faccia la consegna, e come scrivi voglio che me ne faccia un dono, affinché io resti libero di fare quello che voglio e per te ti resti solo quello che ti conviene per vivere nella mia volontà. Io ti ho fatto tanti doni preziosi, per quante conoscenze ti ho manifestato, e tu nessun dono mi puoi fare. Quindi dopo ciò mi faceva vedere il reverendo padre, e Gesù, standogli vicino, gli metteva la sua santa destra sul suo capo per infondergli fermezza, aiuto e volontà, dicendogli: figlio mio, fa presto, non perdere tempo, io ti aiuterò, ti starò vicino affinché il tutto vada bene e secondo la mia volontà. Come mi interessa che la mia volontà sia conosciuta e come con paterna bontà ho dettato gli scritti che riguardano il regno del Fiat Supremo. Così aiuterò la stampa, starò in mezzo a quelli che si occuperanno affinché in tutto sia regolato da me. Perciò presto, presto. Gesù ha scritto prima nell'anima di Luisa ciò che lei dopo ha scritto sulla carta. Oltre a ciò mi sentivo afflitta perché, essendo venuto il reverendo padre che deve occuparsi della stampa degli scritti sulla sua santissima volontà di Dio, vuole che gli fossero consegnati tutti gli scritti senza lasciarmi neppure quelli dei quali lui già ne teneva le copie.
voleva proprio gli originali Sant'Egno. Sì, se li ha portati a Messina per un periodo. Sì, tutti gli originali. Sì. I primi 19. Sì. Infatti lei qui scriveva il 20 e tutti dall'1 al 19 se li ha portati in questa occasione padre Annibale, sì. Che poi dopo la morte sua dopo la morte sua si è rimasti chiuso nel cassetto, dice Gesù. Dei tre libri che si erano persi lì quando sono andati a Messina? No, si fa un cenno ai volumi, non so in quale volume, il 28 mi pare, fa il cenno a dei libri che si erano persi. Ma poi saranno stati ritrovati, diciamo, immagino, no? Io sentivo che le aveva Rosaria Bucci. No, io il fatto di Rosaria Bucci credo che lei, questo si riferisce ai volumi 35 e 36, quindi è dopo. Perché quando vennero da Roma e confiscarono tutti i libri, era il 38 praticamente. E Luisa aveva quasi finito, aveva quasi arrivata alla fine dell'obbedienza di scrivere, e quindi sono venuti che poi l'hanno messa all'indice, hanno preso tutti i volumi, però il 35 il 36 lo teneva, il 35 e il 36 ce l'aveva sotto il cuscino zia Rosaria perché li stava leggendo. E quindi Luisa ha detto a zia Rosaria, ha detto: Rosaria, gli hai dato tutti gli iscritti? Sì, sì, Luisa, glielo dà. Rosaria, gli hai dato tutti gli iscritti? E insomma, poi era uscito che il volume 35 e 36 non gliel'aveva dati. E qui, questi poi sono quei volumi che sono rimasti fuori appunto dall'archivio del Vaticano, e sono andati nelle mani, sono finiti in mano a Padre Gustavo, e a quanto pare lui ancora ce li ha, questi due originali, però ovviamente sono stati fotocopiati, sono state fatte le scannerizzazioni e tutto quanto. Quindi, 35 per scannerizzato dei sommi. Sì, infatti, no, quindi io il fatto di quei volumi che non so, mi pare il volume 28, 29 si fa riferimento a questi volumi che non si trovavano, secondo me poi l'hanno ritrovati, però è un fatto diverso rispetto al 35 e al 36 che erano, sono stati trattenuti rispetto a quelli confiscati al Vaticano. Gesù chiama i nostri scritti, quelli che Padre Annibale porta con sé. Io, Gesù, che cosa è questa fretta che hai? È forse qualche cosa che ti interessa molto? E Gesù: certo, certo, figlia, che è la cosa che più mi interessa. Sai, ho sentito fin dentro di te il Padre, Sant'Annibale, che si è portato i nostri scritti, che parlava della mia volontà. E chi lo circondava con tanto amore che mi sono sentito ferire fin del cuore, e perciò ho voluto uscire fuori di te per ascoltarlo. Sono le mie stesse parole che ho detto sulla mia volontà che risuonano al mio udito. Sento l'eco mio, e perciò voglio prendermi tutto il gusto di sentirlo, e voglio farlo prendere anche a te, per compenso dei sacrifici che hai fatto. Ecco, poi c'è rispetto più avanti, dopo la morte del padre Annibale, quando c'era il padre Benedetto Calvi, che pure si prodigò nella pubblicazione soprattutto della Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà, più un trattato sulla Divina Volontà, eccetera. Se ci ricordiamo, c'è quel passo degli scritti dove dice c'era questo scambio di lettere di fuoco tra Corato, quindi tra Benedetto Calvi e i padri rogazionisti di Messina, questo lettere di fuoco per dire: riportateci indietro i volumi, rivogliamo indietro i volumi. E quindi Luisa dice: ci sono lettere di fuoco da una parte e dall'altra, a chi vuole questi volumi, a chi deve prendere questi volumi. Cioè, ma chissà come Gesù rimane dispiaciuto che si devono avere queste contese sulle sue verità sublimi. E Gesù dice: no, Luisa, tu ti preoccupi, io invece ne godo, perché vedo che tutti vogliono questi scritti, per cui ne godo divinamente, perché mi rendo perché loro si sono resi conto dell'importanza di questi scritti, e quindi se li contengono a destra e a sinistra. E quindi Luisa farà poi riferimento appunto a queste lettere di fuoco tra Corato e Messina per farsi riportare indietro appunto gli originali, no? Infatti che poi verranno riportati a Corato, perché quando li prenderanno da Roma li troveranno tutti a Corato, insomma.
Quindi queste scritte hanno fatto un bel po' avanti e dietro nella loro storia. E Gesù dice, lui dice, tu ti preoccupi, ti dispiace, ma io sono contento perché voglio dire, vuol dire che tutti vogliono gli scritti sulla mia volontà. Diciamo, lui, Gesù ha fatto questa battuta, vengono contesi. Sì, lui dice, è assoluta volontà di Dio che questi scritti siano pubblicati, ma il momento è relativo e dipende da quando si disporranno le creature e quelli che li devono far conoscere. Volume 24, 2 agosto 1928. È assoluta volontà di Dio che questi scritti siano pubblicati, ma il momento è relativo, dipende da quanto si disporranno le creature e quelli che li devono far conoscere. Figlia mia, la volontà di Dio è volontà di... Figlia mia, la volontà di Dio che vengano alla luce gli scritti della mia divina volontà è assoluta, è assoluta. E per quanti incidenti ci possano essere, essa trionferà su tutto. E ancorché passassero anni e anni, saprà disporre tutto, perché la sua assoluta volontà venga compiuta. Il tempo in cui verranno alla luce è relativo, è condizionato dal tempo in cui si disporranno le creature a ricevere un tanto bene. Ecco perché adesso la purificazione eccetera per poter far vivere questo bene. E quelli che si devono occupare a farne i banditori e fare sacrificio per portare la nuova era di pace, il nuovo sole che snebbierà tutte le nubi dei mali. Se tu sapessi quante grazie e lumi ho preparato per chi vedo disposto ad occuparsi, saranno loro i primi a sentire il balsamo, la luce, la vita del mio fiat. Guardami come ho preparato nelle mie mani le vesti, il cibo, i fregi, i doni per chi vedo occuparsi, ma sto guardando chi sono i veri disposti per poterli investire delle prerogative che ci vogliono per un'opera sì santa che io tanto amo e voglio che facciano. Ma devo dirti pure che guai a chi si oppone o possa mettere ostacoli. Tu però non spostare nulla, nessuna una virgola di ciò che ci vuole per preparare il regno della mia volontà divina, affinché nulla manchi da parte mia e da parte tua, facendo ciò che ci vuole per dare questo gran bene alle creature, affinché non appena le creature si disporranno possano trovare tutto a posto e ciò che ci vuole. Volume 23, 18 gennaio 28, volume 23, 18 gennaio 28. Ciò che Gesù manifesta, e Luisa scrive, si può chiamare il Vangelo del Regno della Divina Volontà, che si appoggia sulla Sacra Scrittura, che si appoggia sulla Sacra Scrittura e sul Vangelo e li conferma. Dopo di ciò stavo pensando, a che serviranno questi scritti sulla Divina Volontà? E il mio sommo ed unico bene Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, tutte le mie opere si danno la mano, e questo è il segno che sono opere mie, che una non si oppone all'altra, anzi sono tanto legate tra loro che si sostengono a vicenda. Tanto è vero che, dovendo formare il mio popolo eletto, da cui e in cui doveva nascere il futuro Messia, da quello stesso popolo formai il sacerdozio, il quale istruiva il popolo e lo preparava al gran bene della redenzione. Diedi loro leggi, manifestazioni, ispirazioni sulle quali venivano formate le sacre scritture, chiamate Bibbia, e tutte erano intente allo studio di essa. Onde con la mia venuta sulla terra, io non distrussi le sacre scritture, anzi le appoggiai, e il mio Vangelo annunciato in nulla si opponeva ad esse, anzi si sosteneva una vicenda in modo mirabile. E col formare la nuova Chiesa nascente, formai il nuovo sacerdozio, il quale non si discosta dalle sacre scritture né dal Vangelo. Tutti sono attenti ad esse per istruire i popoli, e se qualcuno non volesse attingere a questa fonte salutare, si può dire che non mi appartiene, perché esse sono la base della mia Chiesa e la stessa vita con la quale vengono formati i popoli. Meraviglioso, quindi fin qui c'è il rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, la scrittura della redenzione, il Nuovo Testamento che non cambia ma appoggia e completa l'Antico, e il nuovo sacerdozio, cioè i sacerdoti, non i sacerdoti del Tempio ma i sacerdoti, gli apostoli di Gesù, per portare il regno della redenzione. Adesso vediamo cosa succede con il terzo tempo. Ora, ciò che io manifesto sulla mia volontà divina e che tu scrivi, si può chiamare il Vangelo del Regno della Volontà Divina.
Nulla si oppone né alle sacre scritture né al Vangelo che io annunciai stando sulla terra. Anzi, si può chiamare il sostegno dell'uno e dell'altro. E perciò chiamo i sacerdoti e permetto che vengano, che leggano il Vangelo tutto di cielo del regno del mio Fiat divino, per dire, come disse agli apostoli, predicatelo per tutto il mondo, perché io mi servo delle mie opere e del sacerdozio. E com'ebbi il sacerdozio prima della mia venuta, per preparare il popolo, il sacerdozio della mia Chiesa, per confermare la mia venuta, e tutto ciò che io fece dissi, così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà. Nulla si oppone alle sacre scritture né al Vangelo che io annunciai stando sulla terra. Anzi, si può chiamare il sostegno dell'uno e dell'altro. E perciò chiamo i sacerdoti e permetto che vengano, che leggano il Vangelo tutto di cielo del regno del mio Fiat divino, per dire, come disse agli apostoli, predicatelo per tutto il mondo, perché io mi servo delle mie opere del sacerdozio, e come ebbi il sacerdozio prima della mia venuta per preparare il popolo, il sacerdozio della mia Chiesa per confermare la mia venuta, e tutto ciò che io fece dissi, così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà. Scusate, fermiamoci un attimo, no, Carla, volevo cercare di capire insieme con te. Cioè, qui praticamente fa capire che così come c'è il sacerdozio dell'Antico Testamento che offrivano i sacerdoti, no, del Tempio, poi ha avuto il sacerdozio ministeriale della redenzione, è come se qui facesse capire che il sacerdozio del regno della divina volontà è un altro ordine, è il sacerdozio regale, quindi non è necessariamente, quando dicono i sacerdoti devono essere quelli che insegnano, no, qui parla di un altro sacerdozio, qui non dice avrò i sacerdoti del regno della divina volontà, no, avrò il sacerdozio, e così come il sacerdozio della redenzione, cioè il sacerdozio ministeriale della Chiesa è diverso dal sacerdozio dell'Antico Testamento che erano appunto i sacerdoti dell'Antico Testamento, così il sacerdozio del regno della Divina Volontà è un nuovo, questo non vuol dire che i sacerdoti non possono far parte del sacerdozio della Divina Volontà, ma è un sacerdozio più vasto, è una tipologia sacerdozio diversa, sono sacerdoti regali, non il sacerdozio ministeriale. È chiaro che un sacerdozio ministeriale come Don Massimo, come Don Pablo, possono essere ovviamente, maggior ragione, sacerdoti del regno della Divina Volontà, ma non è esclusivo ai sacerdoti ministeriali, quindi il sacerdozio del regno della Divina Volontà sono le anime nella Divina Volontà che hanno questa missione. E possono essere sia sacerdoti che laici che religiosi secondo queste terminologie antiquate della redenzione. Non c'entra che veste hanno, che cosa fanno, se sono sposati, se non sono sposati, se sono consacrati. Terminologie antiquate ormai nel regno della redenzione, nel regno della divina volontà, il sacerdozio del regno della divina volontà sono i sacerdoti regali, sono le anime che vivono e che fanno conoscere queste verità e si troveranno in tutte le classi, in tutte le tipologie, in tutte le età e in tutti i lavori possibili e immaginabili. Almeno questo io capisco, dimmi se mi sbaglio. No, è bellissimo perché lo penso anch'io esattamente. È fondamentale questa cosa. Anche perché siamo un popolo già di sacerdoti, tra il sacerdote ordinario e il sacerdozio regale. Per cui... E quindi quando si dice questi scritti sono principalmente per la gerarchia della Chiesa, è una sonora bugia, e quindi non si può pubblicare certe cose, scusate, non è corretto, allontana le anime della Divina Volontà, ci rende paurose, pensiamo che dobbiamo avere uno con il colletto bianco che ci dice le cose, quando in realtà Gesù non dice questo, è importante, tutto questo dominio delle verità. Ci vuole i sacerdoti, allora tutte le anime che non si accostano a questi scritti perché ci vuole il sacerdote, se li capisce pure, è fuorviante, è pericoloso. Marina, scusa, Gesù ci dice negli scritti che nessuno insegnerà l'altro.
Appunto, così come lo dice in Ezechiele, io metterò la mia legge nei vostri cuori, non ci saranno più. Quello è la profezia di Ezechiele, capitolo 36, non mi ricordo che cosa dice. E non ci saranno più i pastori, i ministri, ma io metterò la mia legge, la scriverò nei vostri cuori, non avrete bisogno di maestri, capito? E questo è il sacerdozio del regno della divina volontà, per cui non si può pubblicare certe cose che sono fuorvianti. Anche sul Vangelo, la prima lettera di Pietro o Pitti, mi sembra che praticamente lui dice che questo è un popolo di sacerdoti, perché sia il sacerdote ordinario che il sacerdote regale, cioè tutti i battezzati sono già sacerdoti regali, poi in più con la divina volontà è quello che dici tu. Allora, questo appunto pare che sia una cosa che scandalizza, no, assolutamente, perché Gesù lo dice chiaramente, come ha avuto il sacerdozio del Tempio dell'Antico Testamento, che bruciavano il grasso degli agnelli, e erano i colombi eccetera, dovevano fare quello che dovevano fare, dare il sacrificio degli animali, perché il sacrificio del verbo manato non era ancora lì, e poi c'è stato un sacerdozio superiore che amministra la grazia tramite i trasparenti, e poi da qui verrà un sacerdozio superiore che amministra non la grazia ma spezza il pane della divina volontà, e questi possono essere tutti, possono essere sia gli antenati dei sacerdoti dell'Antico Testamento che i figli, che i sacerdoti del Nuovo. Ma è una tipologia diversa, è un regno diverso, è un regime diverso, è un sacerdozio superiore, è il sacerdozio di Maria Santissima. No, sì. È il sacerdozio di Melchisedec. Questo sì. È importante, questo è bellissimo. E di questo Padre Massimo l'ha capito profondamente, lui è un'anima vittima, lui l'ha capito profondamente, perché lui è un nulla, invece poi ci sono certe queste verità e le cercano di conciliarle con la patristica, con i teologi, con le dottrine, e la annacquano. Ecco a che serviranno le tante cose che ti ho manifestato, le tante verità sorprendenti, le promesse dei tanti beni che devo dare ai figli del Fiat Voluntas Tua. Saranno il Vangelo, la base, la sorgente inesauribile a cui tutti attingeranno la vita celeste, la felicità terrestre e il ripristino della loro creazione. D'altra parte, il regno era sulla terra. Quindi il paradiso terrestre era sulla terra, ed era però già questo mondo divino che è completamente al di sopra delle strutture umane. Il paradiso terrestre deve essere riflesso del paradiso celeste. Oh, come si sentirà felice chi con ansia verrà a larghi sorsi in queste sorgenti delle mie conoscenze, perché esse contengono la virtù di portare la vita del cielo e di sbandire qualunque infelicità. La vita del sempre cielo. Le conoscenze, per cui ricordiamoci questo, 18 gennaio del 28, volume 23, via. Volume 36, 19 maggio 38, volume 36 del 38. Figlia mia, non ti turbare, questi scritti sono miei, non tuoi, e in mano a chi potranno andare, nessuno potrà toccarli per sciuparli. Io li saprò custodire e difendere, perché è roba che mi appartiene, e chiunque li prenderà con buona e retta volontà, troverà una catena di luce e di amore con cui amo le creature. Questi scritti li posso chiamare sfogo del mio amore, follie, deliri, eccessi del mio amore, con cui voglio vincere la creatura affinché mi ritorni nelle mie braccia per farle sentire quanto l'amo. Meraviglioso, nessuno potrà toccarli per sciuparli, quindi ci sta il fuoco che li protegge, questi scritti. 20 giugno del 38, volume 36, figlia mia, non ti dare pensiero degli scritti, sarò io vigile, custode, perché troppo mi costano. Mi costa la mia volontà che entra in questi scritti come vita primaria. Potrei chiamarli testamento d'amore che fa la mia volontà alle creature. Si fa donatrice di se stessa e le chiama a vivere nella sua eredità. Perciò questi scritti sono pieni di vite divine, le quali non si possono distruggere. Troppo ci vuole a toccare ciò che ti ho fatto scrivere sulla mia volontà,
perché posso chiamarlo nuova creazione vivente e parlante. Sarà l'ultimo sfoggio del mio amore verso le umane generazioni. Secondo me qui Luisa, qui effettivamente, quindi quando gli hanno prelevato gli scritti, lei stava ancora scrivendo il 36. E il 35 ce l'aveva Rosario sotto il cuscino, quindi l'hanno preso fino al 34, e questo lo scrive Luisa, questo è giugno del 38, lei avrebbe scritto fino a dicembre del 38, quindi si era preoccupata, dice Madonna Gesù, si sono presi gli scritti, quindi il 36 lo stava ancora scrivendo, il 35 se l'era imboscato Rosario. Brava Rosario. Brava Rosario. Santa Vigile. E riguardo Santa Bibile, volume 23, 28 febbraio del 28. Stavo pensando al santo volere divino e mille pensieri si affollavano nella mia povera mente, parevano come tante luci più forti che sorgessero, che poi si unificavano nella stessa luce del sole eterno di quel fiat che non conosce tramonto. Ma chi può dire ciò che pensavo? Pensavo alle tante conoscenze dettemi da Gesù sulla divina volontà, e come ciascuna di esse porta una vita divina nell'anima. Ogni conoscenza porta una vita divina nell'anima, con l'impronta di una rarità di bellezza, di felicità, ma distinta l'una dall'altra, che mette in comune con chi ha il bene di conoscerle e di amarla. Sicché pensavo tra me, per una conoscenza di più o di meno ci sarà gran differenza tra un'anima e l'altra. Onde sentivo pena nel ricordarmi dei miei confessori defunti che tanto interesse avevano avuto di farmi scrivere ciò che il benedetto Gesù diceva sulla divina volontà. Sentivo pena del venerabile padre di Francia che tanti sacrifici aveva fatto a venire da lontano, affrontando spese per la pubblicazione, e nel più bello da andare avanti Gesù ce lo porta al cielo. Quindi non conoscendo tutto ciò, questi che riguarda il fiat non possederanno tutte le vite, rarità di bellezza e felicità che queste conoscenze contengono. Ma mentre la mia mente si perdeva in tanti pensieri, che il volervi dire tutti sarei troppo lunga, il mio dolce Gesù ha steso le sue braccia dentro il mio interno e spandendo luce mi ha detto: figlia mia, come tengo la gerarchia degli angeli con 9 cori distinti, così terrò la gerarchia dei figli del regno del mio fiat divino. Esso terrà i suoi 9 cori e si distingueranno dall'uno all'altro dalle varietà delle bellezze che avranno acquistato col conoscere, chi più e chi meno, le conoscenze che al mio fiat appartengono. Perciò ogni conoscenza di più del mio volere divino è una nuova creazione che forma delle creature, di felicità, di bellezza inarrivabile, perché è una vita divina che corre dentro, che porta in sé tutte le sfumature delle bellezze di colui che le manifesta, e tutti i tasti e suoni delle gioie e felicità del nostro essere divino. Onde se la nostra paterna bontà espone la sua vita, la sua bellezza e felicità, fino a crearla in mezzo alle creature, ed essi non si interessano di conoscerla per prenderla per mezzo delle nostre conoscenze già date loro, non è giusto che ricevano né la bellezza né i suoni delle nostre gioie come doti proprie. Prenderanno quello che avranno conosciuto. Perciò ci saranno vari cori nella gerarchia del regno della mia volontà divina. Se sapessi che differenza passerà tra chi porta le mie conoscenze dalla terra e chi le acquisterà nel cielo. I primi, quelli che se le portano dalla terra, come dita loro, i primi le terranno come doti proprie, e si vedrà in loro la natura delle bellezze divine, e si sentiranno gli stessi suoni delle gioie e felicità che fa sentire e forma il loro creatore. Invece dei secondi, quelli che se le dicevano, non sarà né natura in loro né doti proprie, ma le conoscenze le riceveranno per effetto di comunicazione degli altri, quasi come la terra riceve gli effetti del sole, ma essa non possiede la natura del sole. Quindi quelli che possederanno tutte le conoscenze formeranno il coro più alto, e così a seconda che conosceranno verranno formati diversi cori. Però tutti quelli che avranno acquistato queste conoscenze, sia in tutto, sia in parte, avranno il titolo nobile dei figli del mio regno, perché queste conoscenze sul mio fiat, per chi ha il bene di conoscerle e per farne vita propria,
hanno virtù di nobilitare la creatura e di far scorrere dell'anima gli umori vitali della vita divina e di elevarla alla sua origine primiera. E sono come il pennello che facciamo all'uomo a nostra immagine e somiglianza. E dipingono l'immagine del creatore nella creatura. Quindi sono simili al creatore. La somiglianza si acquista con queste cose. In riguardo poi a chi conoscerà di più e chi meno, non sarà distrutta la loro nobiltà. Succederà come per esempio ad una famiglia nobile che tiene molti figli. Alcuni di questi si danno allo studio, altri le belle arti, quindi questi si elevano di più. Hanno posti alti e rigorosi, sono più conosciuti, amati e stimati. Perché le scienze che posseggono fanno più bene in mezzo alle genti, ciò che non fanno gli altri fratelli. Ma con tutto ciò che questi, con i loro sacrifici, si elevano tanto, non distrugge che gli altri fratelli siano nobili, perché portano tutti in loro il sangue nobile dei loro padri. Quindi vestono nobilmente e tengono quei di nobili nell'operare e nel parlare, in tutto. Tali saranno i figli del mio Fiat, tutti nobili. Perderanno la ruvidezza dell'umano volere, i misericenci delle passioni, il tenebrio dei dubbi, dei timori sarà messo in fuga dalla luce delle mie conoscenze e getteranno tutti in un mare di pace. Quindi i tuoi confessori passati all'altra vita saranno come il preludio dei figli della mia volontà, perché il primo si sacrificò tanto e lavorò per aiutare il piccolo campicello dell'anima tua. E sebbene io allora poco ti parlavo del mio Fiat, perché dovevo disporti prima, lui sarà come il primo foriero, come l'alba che annuncia il giorno del regno della mia volontà. Il secondo e terzo tuo confessore, che tanto presero parte e conobbero in gran parte le conoscenze di essa, e tanto sacrificio fecero, specie il terzo che amava tanto che fossero conosciuti e che tanto si sacrificò nello sfidere, saranno come sole che spunta, che mettendosi in corso forma il giorno pien di luce. Gennaro di Gennaro. Quelli che seguono saranno come il pieno meriggio del gran giorno della mia volontà. Secondo l'interesse che hanno avuto ed avranno, saranno messi chi alla prima ora del giorno del mio volere, chi alla seconda, chi alla terza e chi al pieno meriggio. E credi tu che la memoria del padre di Francia, di tanti suoi sacrifici e desideri di far conoscere la mia volontà fino ad iniziare la pubblicazione, solo perché me lo sono portato al cielo, sarà spenta la sua memoria in questa grande opera del mio Fiat divino? No, anzi lui terrà il primo posto, perché lui, col venire da lontano, andò come in cerca della cosa più preziosa che può esistere in cielo e in terra, dell'atto che più mi glorifica, anzi che mi darà gloria completa da parte delle creature, e loro riceveranno beni completi. Lui preparò il terreno per fare che fosse conosciuta la mia volontà divina, tanto vero che non risparmiò nulla, né spese né sacrifici, ed ancorché non ebbe compimento la pubblicazione, solo con l'iniziaria preparò le vie per fare che un giorno potrà essere conosciuta ed aver vita l'opera della mia volontà in mezzo alle creature. Chi mai potrà distruggere che il padre di Francia sia stato il primo iniziatore di far conoscere il regno della mia volontà, e solo perché la sua vita si spense non ebbe il compimento, la pubblicazione? Sicché, quando si conoscerà questa grande opera, il suo nome e la sua memoria sarà piena di gloria e di splendore e terrà il suo atto primo in un'opera sì grande, l'atto del proprio grande, tanto in cielo come in terra. Difatti, perché esiste una battaglia e quasi ognuno se ne spera la vittoria di vincere e di ritenere gli scritti sul mio Fiat? Perché lui si portò gli scritti per pubblicarli, se ciò non fosse chi ne avrebbe parlato? Appunto, nessuno, e se lui non avesse fatto comprendere l'importanza e il gran bene di questi scritti, nessuno si sarebbe interessato. Perciò, figlia mia, la mia bontà è tanta che premio giustamente e sovrabbondantemente il bene che fa la creatura, specie in quest'opera della mia volontà che tanto vi interessa. Che cosa non darò a chi si occupa e si sacrifica per mettere in salvo i diritti del mio eterno Fiat? Ecceverò tanto nel dare che farò meravigliare il cielo e la terra. Oddio, nel sentire ciò pensavo tra me. Se tanto bene contengono queste conoscenze, se Gesù benedetto continuerà dopo la mia morte altre conoscenze del suo Fiat ad altre anime,
non si attribuirà a quell'opera un'opera sì grande. E lui aveva paura di perdere il primo posto. E Gesù, muovendosi come in fretta nello interno, ha soggiunto: no, figlia mia, come il padre di Francia si dirà che è stato il primo propagatore, i tuoi confessori cooperatori, così si dirà che la piccola figlia della mia volontà è stata la prima la depositaria di un tanto bene a cui veniva affidata e scelta commissione speciale. Suppone un tale che abbia fatto una invenzione importante. Forse gli altri la propagano, la diffondono di più, la imitano, la ingrandiscono, ma nessuno può dire: io sono l'inventore di quest'opera. Si dirà sempre: l'inventore fu il tale. Così sarà di te. Si dirà che l'origine del re del mio Fiat, la depositaria, è stata la piccola figlia della mia. Se non ce l'avrei, è bello. Sì. Grazie Gesù. Grazie Luisa.